dirà quest'anno dove organizzare i lavori. Vogliamo ringraziare come ufficio parlamentare del PD, non posso ringraziare Casa dei Pensieri, sarebbe conflitto di interesse, però voglio ringraziare molto il Circolo Murri, che è la seconda volta che ci ospita, questa bella saletta ristrutturata, efficiente, molto simpatica, in una zona importante di Bologna, quindi siamo molto lieti di essere bene. Vogliamo ringraziare anche l'assessore Mazzocchi, che è qui, Sonia Campanini, Leonardo Barceló, tutti si potranno iscrivere, così via via il Presidente può assegnare il nominativo. Prego, Raffaele Cassiano. Si sente anche senza... senza microfono? C'è bisogno? No, meglio con il microfono. Allora, buonasera a tutti, io ringrazio Casa dei Pensieri e Davide Ferrari per aver organizzato questo appuntamento. Come ci organizziamo? Un'introduzione dell'onorevole Marina Fabbri per illustrare la proposta di legge, poi daremo la parola al professor Maurizio Ambrosini per approfondire un po' il tema e poi vorremmo intervallare gli interventi sia del tavolo sia degli ospiti che abbiamo già preventivato gli interventi con interventi dal pubblico. Vorremmo stare nei 5 minuti di intervento in modo da poter dare la parola a quante più persone possibile. Io lascio subito la parola a Marina. Okay, grazie, buonasera. Intanto ringrazio anch'io sia il Circolo Murri che Davide Ferrari della Casa dei Pensieri per aver organizzato, il PD per aver organizzato questa iniziativa, insomma, anche come gruppo parlamentare. E io vi racconto un attimo il lavoro che stiamo facendo in Parlamento, partendo dalla proposta di testo unificato che trovate nelle carpettine che sono fuori all'ingresso. Ci sono delle carpettine con scritto Camera dei Deputati, e se non l'avete visto c'è un po' di materiale, tra cui abbiamo messo anche la proposta di testo unificato che trovate come news, perché in esclusiva, esatto, perché non l'abbiamo ancora presentata. Intanto vi spiego anche un attimo come funzionano, insomma, i lavori della Camera e a che punto siamo. E, prima di tutto, il fatto che il Partito Democratico ha messo tra le sue priorità la legge sulla cittadinanza ai minori stranieri nati in Italia o arrivati. Credo che tutti abbiate sentito anche le dichiarazioni del Presidente Renzi nei giorni scorsi, insomma, e quindi il fatto che già noi sapevamo essere una priorità ed è stato dichiarato ufficialmente, insomma, fra i temi che dovranno essere trattati tra la fine dell'anno e gennaio e febbraio, insomma, all'interno poi della legge di stabilità, riforme elettorali, Senato, insomma, ne abbiamo Jobax, insomma, quindi dopo questi la cittadinanza è la priorità che la Camera si è data rispetto ai suoi lavori. E, come penso molti di voi sanno, sono più di una ventina le proposte di legge depositate alla Camera su questo tema, che quindi hanno l'obiettivo di migliorare l'attuale legge che riconosce la cittadinanza italiana e che riconosce principalmente la cittadinanza italiana agli adulti stranieri. Tra queste c'è anche la legge di iniziativa popolare L'Italia sono anch'io, che quindi è stata promossa dall'ANCI insieme a tantissime associazioni nazionali e non, insomma, che ha visto anche una grandissima partecipazione di popolo, insomma, proprio per la sottoscrizione. Quindi è tra i testi che noi abbiamo preso come riferimento per poi fare il testo unificato. Come si procede? La commissione di competenza, che è la commissione affari costituzionali della Camera, designa un relatore, quindi io sono il deputato, faccio parte della commissione affari costituzionali, sono stata indicata come relatrice di questo provvedimento, relatore che insieme ad un'altra collega che è Anna Grazia Calabria di Forza Italia. E qual è il compito del relatore? Il compito del relatore è quello di prendere per mano la proposta di legge, fare un testo unificato quando ce ne sono tanti e quindi portare a sintesi, fare un testo che porti a sintesi quelli depositati per quanto possibile, e lo accompagna
nella discussione degli emendamenti, nell'approvazione in commissione e poi nella discussione e approvazione in aula. Quindi è la persona che accompagna l'iter e gestisce anche la mediazione con gli altri soggetti politici e gli altri gruppi parlamentari. E vi dicevo prima, in caffetto trovate in via esclusiva una proposta di testo unificato, perché in realtà è la mia proposta non condivisa ancora con la correlatrice Anna Grazia Calabria, che da un paio di giorni ha in mano, quindi gliel'abbiamo messo a disposizione. E questo testo ovviamente nasce dalla discussione, dalla lettura delle altre proposte e da un confronto interno al PD con Khalid, che è qui con noi e che da tanti anni segue questi temi legati all'immigrazione, al diritto di cittadinanza alle seconde generazioni, e tiene conto ovviamente anche della proposta di legge a prima firma Zampa, che quindi è qui con noi anche come parlamentare della zona e come tra le promotrici di questa iniziativa, e altri colleghi del PD che sono interessati al tema, tra cui anche il sottosegretario Manzione, che è del Ministro degli Interni, che ci è stato designato come esponente del governo, che seguirà con noi l'iter in Parlamento. E il testo unificato non vuol dire che sarà il testo che arriverà a buon fine, ma è quello da cui si parte, no? Perché dicevamo prima, se c'è una sola proposta di legge è quello il punto della discussione, se ce ne sono tante bisogna che si arrivi ad una proposta su cui si apre la discussione, su cui si aprono anche gli emendamenti da parte dei colleghi. Essendoci un correlatore, la proposta non potrà essere solo la mia, ma dovrà essere condivisa con la collega Calabria, che essendo di Forza Italia già esprime un punto di vista diverso da quello che portiamo noi, anche se lei personalmente è molto vicina alle nostre idee. Che cosa contiene questo testo unificato? Partiremo insomma in questa discussione tenendo distinti due aspetti: uno, il riconoscimento della cittadinanza ai minori nati in Italia da cittadini stranieri che sono qui da un certo periodo di tempo, e distinto da chi chiede la cittadinanza da minore, ma da minore che arriva in Italia, okay? Quindi noi vorremmo anche nel testo finale riuscire a tenere distinti questi due aspetti, cioè chi nasce in Italia da chi arriva da minorenne in Italia. E per distinguere diciamo queste due situazioni, noi parliamo di ius soli temperato per i nati in Italia e di ius culturae, diciamo così, per i minori che arrivano in Italia. E diciamo che cosa contiene questa proposta? La proposta dice che alla nascita un genitore può presentarsi all'ufficiale di stato civile, quindi nel momento in cui va a dichiarare la nascita del bambino può anche dichiarare la volontà che il figlio acquisisca la cittadinanza italiana, e questo gli viene riconosciuto di diritto, quindi viene iscritto all'anagrafe, nei registri anagrafici insieme al nome, se almeno uno dei due genitori è residente legale in Italia da 5 anni. Poi magari dopo vi sottolineo i vari aspetti che potrebbe essere oggetto della discussione, no? E questo è un aspetto. E quindi sicuramente il tema è: va bene che sia un solo genitore che dichiara la volontà della cittadinanza, va bene che sia la residenza legale l'elemento giuridico che si tiene in considerazione per contare, no, il periodo di tempo che si è soggiornati qui. E l'altro invece è un anno, si riconosce anche la cittadinanza italiana di diritto ai minori nati in Italia da genitori stranieri di cui uno sia nato a sua volta in Italia, quindi è ancora cittadino straniero ma lui o lei erano nati in Italia e risiedono in Italia da un anno, okay? Quindi la prima ipotesi è entrambi cittadini stranieri nati all'estero
che risiedono legalmente in Italia da almeno 5 anni possono chiedere all'anagrafe al momento della nascita la cittadinanza italiana al figlio. Chi invece è straniero ma nato in Italia, se residente in Italia da un anno, può chiedere sempre la residenza per il proprio figlio. Qualora i genitori non esercitino questo diritto, questa richiesta, il figlio, raggiunta la maggiore età, può entro 2 anni farne richiesta e quindi sempre riconosciuta di diritto senza altri condizionamenti o richieste. Qualora i genitori abbiano alla nascita richiesto una cittadinanza italiana, l'interessato diventato maggiorenne può rinunciarvi ai 18 anni sempre entro 2 anni dalla maggiore età. I comuni sono obbligati ad informare i maggiorenni sia del diritto a richiedere la cittadinanza che della possibilità di rinuncia. E questo, diciamo, è legato, insomma, a rispetto della volontarietà, no? Del rispettare in qualche modo la volontarietà dell'interessato, sia nel caso che sia qualcun altro esercitato per lui, sia nel caso in cui non l'abbia esercitato e quindi possa a sua volta richiederlo. La seconda ipotesi invece sono i minori stranieri nati in Italia ma che non sono entrati nella prima categoria, no? Quindi sono nati in Italia da genitori che erano qui da 1 anno, 2, 3, quindi non i 5 che sono stati ipotizzati, quindi nati in Italia o arrivati in Italia entro i 12 anni di età, possono richiedere la cittadinanza italiana se, nella mia ipotesi, frequentano la scuola pubblica per almeno 5 anni. Allora, ovviamente i 12 anni è opinabile, c'è chi potrebbe dire 10, 12, 13, no? E noi abbiamo messo 5 anni di frequentazione della scuola pubblica. Vi dico che questo sarà un obiettivo difficilissimo, insomma, da raggiungere, perché come voi avrete sentito dire, cioè sentito nella discussione, no? Si parla di cicli di studio, cioè che abbia completato, e alcuni dicono anche completato positivamente, cioè il ciclo di studi. Poi bisogna capire che cosa si intende per ciclo di studi. Se il ciclo di studi della scuola dell'obbligo vuol dire che sono 8 anni, se invece sono il ciclo di studi della scuola superiore sono 5 anni, quindi vuol dire che in quel caso il ragazzo o la ragazza può chiedere la cittadinanza ai 14 anni oppure ai 18, insomma, no? Ecco, quindi questo è lo Ius Culture. Quindi i nati in Italia che non rientrano nella prima categoria dello Ius Soli Temperato e gli arrivati in Italia entro i 12 anni possono chiedere la cittadinanza nella nostra proposta, quella che PD intende presentare alla discussione, per chi ha frequentato 5 anni di scuola, che potrebbero essere i 5 anni della scuola elementare, chiamiamola così, 2 anni della scuola elementare più i 3 della scuola media, i 3 della scuola media più i 2, no, della scuola superiore. E questo quale sarebbe il vantaggio? Il fatto di tenere conto che, essendo nella maggior parte minori che arrivano, non sai quando arrivano, possono arrivare a 6, 7, 8, 9, 10 anni, no? E quindi ovviamente non necessariamente entrare nella scuola pubblica al primo anno del ciclo, potrebbero anche arrivare in un ciclo avanzato se hanno la conoscenza della lingua italiana, se comunque dimostrano di poter accedere ad una classe, cioè alla loro classe di età, no? Che è quella. E quindi questo, diciamo, avrebbe un po' questo vantaggio di agevolare il più possibile l'accesso e il riconoscimento della cittadinanza. E poi tiene anche conto del fatto che non, magari i ragazzi stranieri che hanno problemi di lingua potrebbero avere anche più difficoltà di altri a concludere positivamente il ciclo di studi, no? E quindi trovarsi anche a dover ripetere più anni nello stesso ciclo, insomma. Però ecco, vi dico, le altre proposte di legge, no, parlano quasi tutte di completare il ciclo di studi, di obbligo scolastico e quindi, insomma, un periodo abbastanza lungo e avanzato
diciamo di, appunto, di frequentazione di, e di conclusione della scuola pubblica. E ovviamente si tiene conto anche della frequentazione non solo della scuola superiore, ma noi abbiamo introdotto anche la frequentazione degli istituti tecnici, degli istituti professionali e quindi diciamo tutti i percorsi comunque formativi, insomma, quindi tenendo conto anche di chi arriva magari in una fase più avanzata. E abbiamo introdotto anche il riconoscimento in questa proposta della cittadinanza italiana per gli stranieri maggiorenni che vengono adottati da cittadini italiani. E in questo caso noi diciamo possono acquistare la cittadinanza quando successivamente all'adozione, quindi da maggiorenne, perché l'adozione del minorenne è già prevista, e il maggiorenne risiede legalmente nel territorio della Repubblica senza interruzione per almeno 2 anni. Quindi il maggiorenne adottato dopo 2 anni di residenza legale può richiedere la cittadinanza italiana. E abbiamo specificato meglio quelle che sono le cause di preclusione della cittadinanza italiana. Voi sapete già che oggi c'è un articolo di legge dove comunque si preclude l'acquisto della cittadinanza italiana nel caso in cui ci siano precedenti penali o per motivi di sicurezza nazionale. Noi abbiamo pensato, e quindi questo sicuramente è un oggetto di discussione anche questo, di specificare meglio quali sono i casi in cui la preclusione della cittadinanza viene esercitata. Questo perché? Questo perché l'obiettivo è quello di ridurre il più possibile la discrezionalità del Ministero degli Interni nel rilascio della cittadinanza italiana. E la specifica di questo articolo soprattutto serve sia per lo ius culturae ma anche per il riconoscimento della cittadinanza per gli adulti stranieri, no? Che oggi è una concessione, non è un diritto, mentre prima sia per lo ius soli che per lo ius culturae noi parliamo di diritto, quindi verificati i requisiti lo straniero ha diritto di chiedere la cittadinanza e nessuno può negare quel diritto, se non per quanto riguarda lo ius culturae sugli articoli 6, cioè le cause di preclusione. Sui cittadini stranieri invece adulti oggi è una concessione, quindi verificati i requisiti richiesti che non sono oggi specificati nella legge, ma sono oggetto di di specificazione, di valutazione all'interno del regolamento, quindi ci sono dei regolamenti attuativi della legge che definiscono quali sono i requisiti, le condizioni per cui si può chiedere la cittadinanza, che sono l'autonomia economica nei 3 anni precedenti, la residenza legale, la carta di soggiorno permanente di lungo periodo, il colloquio, eccetera, eccetera. E dopodiché rimane comunque in capo al Ministero degli Interni una discrezionalità nella valutazione della concessione. L'obiettivo della nostra proposta è quello invece di andare il più possibile a definire per legge quali sono le condizioni per cui si può richiedere la cittadinanza e quindi può essere rilasciata, in modo da ridurre questa discrezionalità. Magari dopo, se volete, ve li leggo oppure li guardate, poi ci penseremo con calma. Abbiamo poi anche precisato, insomma, no, a chi si presenta l'istanza, per cui, come dicevo prima, sullo ius soli temperato, ma anche sullo ius culturae, per far valere queste due, la domanda va presentata all'ufficiale di stato civile ed è il sindaco che verifica i requisiti e riconosce la cittadinanza, e quindi questo proprio perché è un diritto soggettivo che viene riconosciuto. Mentre per gli adulti rimane ovviamente la domanda alla prefettura e quindi al ministero. Abbiamo introdotto sugli adulti una nuova fattispecie che tra di noi chiamiamo, che si differenzia dalla concessione, perché noi
chiamiamo attribuzione, perché specifichiamo in legge quali sono i casi in cui può essere richiesta la, quali sono, diciamo, i requisiti richiesti per il rilascio della cittadinanza, e se il cittadino straniero adulto ha, diciamo, quei requisiti, quelle condizioni, in automatico gli deve essere riconosciuta la cittadinanza, quindi senza discrezionalità da parte del Ministero. E quali sono, diciamo, questi requisiti? Diciamo, lo straniero deve risiedere legalmente da almeno 10 anni. Su questo però abbiamo anche scritto, insomma, è un elemento di discussione, se abbassarlo o no, vediamo anche nella trattativa, insomma. Quindi in questo caso abbiamo lasciato i 10 anni, però abbiamo scritto che la domanda può essere, adesso non so se sto diventando noiosa, però mi sembrava che magari potesse essere utile invece sapere quali sono gli aspetti su cui poi si aprirà la discussione, perché sul perché facciamo questa cosa credo che siamo, insomma, siamo tutti allineati. E abbiamo lasciato i 10 anni come requisito per la richiesta della cittadinanza, però diciamo che la domanda può già essere presentata dopo 8 anni di residenza, no? In modo tale che quei 2 anni che oggi lo Stato italiano ci mette per verificare i requisiti sono quelli che poi ci servono per chiudere i 10 di residenza, no? Cioè, quindi, anziché fare domanda ai 10 e vedermi riconosciuta la cittadinanza a 12, faccio la domanda dopo 8 anni, in modo che ai 10, insomma, ci arrivo. E ovviamente i requisiti sono quelli, adesso poi è tutto migliorabile, adesso vi dico anche che la tattica che mi dicono i colleghi, poi sia io che Calibre, che Ciocchi, siamo nuovi, invece Sandra ha più esperienza, ci dicono che diciamo, si parte come nelle trattative sindacali, quindi non si scoprono mai tutte le carte, perché poi diciamo, il prodotto finale è quello che esce dalla concertazione della discussione, insomma. E che cosa chiediamo qui? La residenza dei 10 anni, però dicevo prima, abbiamo previsto che la domanda può scattare già dagli 8 anni. E, adesso magari vi rileggo perché non me li ricordo esattamente tutti. Allora, ecco. Diciamo, ci sono poi tutta una serie di fattispecie più specifiche, vi leggo queste. Si è detto anche che lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica prima dei 18 anni, che è residente in Italia da almeno 6 anni, che ha frequentato in Italia un intero ciclo scolastico con il conseguimento del titolo conclusivo presso gli istituti scolastici appartenenti al Sistema Nazionale di Istruzione, ovvero di un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Quindi si è introdotta anche un'altra ipotesi, prima vi dicevamo le due sculture per i minori entrati prima dei 12 anni, quindi chiedono la cittadinanza da minorenni, possono chiedere la cittadinanza da minorenni, ma c'è l'altra fattispecie che dice per quelli che sono entrati dai 12 ai 18, se hanno comunque frequentato e concluso le scuole italiane, un ciclo di scuole italiane, in questo caso sarà superiore, e se sono residenti qui da almeno 6 anni, possono fare domanda comunque per la cittadinanza. Ecco, vi dico invece, ritorniamo ai requisiti per l'attribuzione agli adulti. Parliamo, oltre che 10 anni di residenza, la possibilità di avere frequentato, cioè il fatto di aver frequentato eventualmente le scuole, allora, residenti in Italia in possesso al momento dell'istanza dei requisiti di reddito richiesti per ottenere il permesso di soggiorno della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 della legge, eccetera, con la verifica della reale integrazione linguistica e sociale. Ai fini della verifica dei requisiti che vi dicevo prima, si tiene conto, quindi della verifica dei requisiti linguistici, si tiene conto dell'acquisizione di un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno a livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa,
l'acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, l'acquisizione di una sufficiente conoscenza, della conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali. Però diciamo che la verifica di questi requisiti, cioè la lingua, la Costituzione, la vita sociale, sanitaria, fiscale italiana, non è richiesta in caso di titolarità del permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo, di cui è l'articolo 9. Quindi noi abbiamo cercato anche di dire quello che già viene verificato, cioè che cosa chiediamo per gli adulti, i requisiti che vengono richiesti per la carta di soggiorno di lungo periodo, no? Quindi il reddito che viene richiesto per la carta di soggiorno, i requisiti linguistici di conoscenza della vita sociale italiana che viene richiesta per la carta di soggiorno. Questi requisiti, quindi se non hai la carta di soggiorno ma risiedi in Italia da 10 anni, mi devi dimostrare il reddito e la lingua e la conoscenza della vita sociale italiana. Ma se tu sei qui da 10 anni e hai in mano la carta di soggiorno, questi due requisiti integrano già gli altri, perché quando ti viene rilasciata la carta di soggiorno vuol dire che tu hai già dimostrato la capacità di reddito, hai già dimostrato la lingua, hai già dimostrato la conoscenza della vita sociale. E quindi te le richiediamo due volte, insomma. Ecco, quindi queste diciamo sono un po' le modifiche. Abbiamo anche introdotto altri 3 specifiche, non so, magari che secondo noi erano importanti. La prima è quella che nei casi in cui la minorità è un requisito per la richiesta di cittadinanza, la procedura che si è avviata da minorenne non si interrompe ma prosegue. Questa è una specifica che abbiamo introdotto perché ci è stato segnalato che soprattutto nei casi di ricongiungimento familiare, cioè di genitori che ottengono la cittadinanza e quindi chiedono il riconoscimento per i figli minorenni, è capitato che nelle more del rilascio della cittadinanza ai figli, i figli abbiano compiuto la maggiore età. Quindi nel momento in cui compiono la maggiore età, la procedura per il riconoscimento della cittadinanza in quanto figlio di cittadino si interrompe e fa sì che il ragazzo o la ragazza diventata maggiorenne non possano più ottenere la cittadinanza in seguito a quella dei genitori, ma debbano dimostrare in quanto adulti i requisiti richiesti dall'attuale legge, e quindi il reddito, la lingua, e la lingua magari è meno perché hanno fatto le scuole, ma soprattutto l'autonomia economica, entrano in difficoltà perché ovviamente stanno magari ancora studiando alle scuole superiori, stanno facendo l'università e quant'altro. E quindi abbiamo voluto specificare che le procedure avviate da minorenni devono andare a buon fine, non possono essere interrotte in quanto si è raggiunta la maggiore età. Secondo aspetto è quello degli stranieri incapaci di intendere e di volere. Anche qui perché abbiamo avuto segnalazioni diciamo viene impedita, se è un incapace adulto, viene impedita la possibilità di fare domanda di cittadinanza in quanto non è in grado di esercitare una volontà, no, personalmente. Oppure ci è capitato che magari il genitore ha fatto domanda di cittadinanza per il minore disabile da minorenne, che è diventato maggiorenne, è stata bloccata, eccetera, oppure addirittura che è arrivati al momento del giuramento, no? Perché il giuramento è una condizione che integra il rilascio finale della cittadinanza, il riconoscimento finale della cittadinanza, non potendo lui stesso esercitare, diciamo, quella volontà, venisse bloccata anche qui la procedura. Quindi anche qua abbiamo specificato quello che secondo me dovrebbe già essere ovvio in realtà, perché i disabili psichici hanno già una loro forma di tutela, però abbiamo voluto specificare anche in questo caso che ovviamente esercitano la volontà per conto degli stranieri incapaci, o i genitori se minorenni o il responsabile legale se maggiorenne. Poi vabbè, c'è un'altra di nicchia, insomma, legato alle donne, magari è più legato alle donne
italiane che hanno perso la cittadinanza italiana prima del 1948, perché insomma è una cosa che magari non riguarda questa platea, ma riguarda soprattutto le nostre connazionali andate all'estero, perché prima della legge del 91 le donne o gli uomini, insomma comunque gli cittadini italiani che sposavano uno straniero su territorio straniero perdevano automaticamente la cittadinanza italiana in favore di quella del marito o della moglie, in questo caso ovviamente è capitato più per le mogli. E quindi noi abbiamo ancora delle connazionali o figli di connazionali che chiedono invece di riottenere quella cittadinanza che hanno perso non per volontà ma per una legge che poi è stata modificata e dichiarata incostituzionale dalla Corte. Ecco, questi sono diciamo gli aspetti che noi abbiamo voluto riprendere diciamo in questa proposta di legge. Devo dire, c'erano proposte di legge anche più esaustive, cioè che andavano a modificare radicalmente la legge 91 del 92, cioè quella relativa al rilascio della cittadinanza agli stranieri. Però abbiamo fatto una scelta di campo, nel senso che non riteniamo ci siano le condizioni per modificare radicalmente quella legge. Già queste impostazioni ci dicono essere troppo ampia, no? Però noi abbiamo voluto comunque inserire quelli che sono secondo noi tutti gli aspetti critici in questa fase e quindi cercheremo di portarli a casa tutti, sapendo che come obiettivo politico ci siamo detti che quello da cui è imprescindibile diciamo non ottenere è il riconoscimento della cittadinanza per i minori stranieri nati o arrivati in Italia, cioè quello è sicuramente il nucleo di centro e l'obiettivo politico della nostra azione parlamentare, insomma, per cui se serve in qualche modo sacrificare tutto il resto, sacrificheremo il resto, ma non questa parte che è il motivo per il quale nascono la maggioranza delle proposte di legge, cioè riconoscere il diritto di cittadinanza alle seconde generazioni e in particolare di chi nasce sul suolo italiano. Insomma, questo ecco è il punto di partenza e dico, lo ribadisco, in realtà questa è la proposta che io adesso porterò alla discussione anche del gruppo ristretto, per cui Sandra, per dire, non l'ha vista, insomma, l'ha sentita raccontare qui oggi con ciò che invece ne avevamo parlato, insomma. Questo è un punto già condiviso con il sottosegretario Manzione, con Michela Campane, ecco, però da oggi nasce effettivamente la discussione sia all'interno del gruppo parlamentare del PD che soprattutto con le altre forze politiche, che sarà diciamo il vero oggetto di scontro. L'ultimo elemento che vi do è quello che Movimento 5 Stelle, Nuovo Centrodestra e Forza Italia sono posizionati solo e esclusivamente sullo ius culturae, cioè quindi dire che sia i bambini nati in Italia sia quelli arrivati ottengono la cittadinanza solo dopo il completamento di un ciclo di studio che può essere la scuola dell'obbligo, quindi 5+3, oppure la scuola superiore, no? E quindi loro sono posizionati lì, mentre PD, SEL, Scelta Civica e Popolari per l'Italia, che sono le altre forze politiche, sono per ritenere distinti il riconoscimento della cittadinanza alla nascita per i bambini nati in Italia da genitori che sono qui da X tempo, no? Poi c'è chi parla di 1, 3, 5, chi parla di residenza legale, chi parla di carta di soggiorno di lungo periodo, chi parla di permesso di soggiorno, quindi dopo le varianti sono diverse, ma loro appunto tengono distinti i due aspetti, ius soli temperato per i nati in Italia, che hanno determinati requisiti, e ius culturae per chi arriva o nasce in Italia e non rientra nella prima categoria. Fratelli d'Italia e Lega Nord non hanno presentato proposte di legge e sono assolutamente contrari al riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori stranieri, che siano nati o arrivati non fa differenza. Questo diciamo è un po'
il quadro da cui partiamo per la discussione, insomma. Quindi adesso inizio un percorso. Grazie. Questa è la proposta di legge. Adesso lascio la parola al professor Maurizio Ambrosini, che ci fa, come vedete, una panoramica più specifica sul tema. Più ampia, perché non sarei capace di parlare della proposta di legge. No, la precisione che non si parlava della specificità del tema, non della legge. Sì. Siccome i professori sono lunghi e anche piuttosto noiosi, ditemi quanto tempo ho a disposizione. Finché non vede cadere la parte, bravo, andare. Diciamo alla 10 minuti. Magari ci mettiamo anche noi là, così guardiamo. 10 minuti così. No, li facciamo così dopo. Allora. Premessa, in realtà complicata, chi sono gli immigrati? Questo richiederebbe una lunga spiegazione, ma vi dico questo, nel mio quartiere a Milano c'è la scuola giapponese, io ho avuto vicini di casa giapponesi, nessuno li ha mai chiamati immigrati. Poi c'è una sinagoga, detta la sinagoga degli iraniani, e anche lì, vicini di casa, ebrei provenienti dal Medio Oriente, nessuno li ha mai chiamati immigrati. Poi hanno abitato nel condominio, pensate un po' che ambiente, abbastanza interessante, due consoli tunisini in successione con la loro famiglia, neanche a loro nessuno li ha mai chiamati immigrati. Vorrei capire se i calciatori africani che giocano nel Bologna, qui qualcuno li chiama immigrati. Potremmo proseguire con attori, cantanti, ballerine, per finire con gli uomini d'affari, con quelli che hanno un portafoglio piuttosto gonfio. Nessuno li chiama immigrati, indipendentemente dal loro luogo di provenienza. Se pensiamo al termine extracomunitario, è ancora più interessante, perché è un termine del linguaggio giuridico che dovrebbe significare chi non appartiene alla comunità europea, ma nessuno chiama extracomunitari gli svizzeri o i canadesi, mentre probabilmente ancora molti chiamano extracomunitari i rumeni, anche quando si fanno le statistiche a livello locale. Non ho mai capito perché, tra l'altro, il termine extracomunitario in un certo linguaggio sembra essere più rispettoso a livello di immigrati. Invece no, è un termine che è molto denso e ha recuperato appunto la sua valenza etimologica, coloro che non sono parte della nostra comunità. Quindi gli immigrati sono quelli che sono etichettati come stranieri e poveri e quindi tendenzialmente o minacciosi o comunque inferiori. Ed è questo che mette in moto una serie di preoccupazioni da parte della nazione. Il grande tema appunto della cittadinanza ha a che fare con la composizione della nostra comunità nazionale, di chi riteniamo ammissibile e chi no a far parte di quella grande fraternità che è la nazione, come insegnavano già i rivoluzionari francesi. Notate quindi l'ambivalenza. Da una parte l'immigrazione è una minaccia per l'omogeneità e la prosperità della nazione, almeno è percepita come tale, dall'altra però è necessaria per il benessere della nazione. E quando parliamo di immigrazione e cittadinanza, entrano in gioco una serie di fattori che complicano il quadro. Abbiamo già ascoltato, insomma, una lezione che ci ha fatto percepire, se non altro, la complessità di molti dei nodi in gioco. Ma ci sono i residenti dell'Unione Europea, che godono già di diversi diritti in più dei normali immigrati. Per esempio il voto a livello locale, anche se non si fa molto forse per incoraggiarli. Poi gli immigrati che hanno residenze diverse hanno diritti diversi, quindi i residenti di lunga durata hanno più diritti di coloro che hanno il semplice permesso di soggiorno e quelli che hanno il permesso di soggiorno hanno più diritti ovviamente di chi non ce l'ha o di chi sta aspettando per ottenerlo. Quindi si parla al riguardo di una stratificazione civica, cioè
diversa dotazione di diritti anche tra gli immigrati, per cui è sempre più complicato, e se andiamo all'estero ancora di più, dire chi sono gli immigrati e che diritti hanno, perché poi entrano in gioco famiglie miste, figli di famiglie miste, entrano in gioco appunto seconde e terze generazioni, di cui alcuni accedono, alcuni meno, alla cittadinanza. Ma ci sono due aspetti in particolare su cui vorrei attirare la vostra attenzione. Il primo: è una sciocchezza dire che gli immigrati non hanno diritti, ed è una sciocchezza ancora più grande dire che ne hanno troppi, come si usa dalle mie parti. In realtà gli immigrati godono di pacchetti differenziati di diritti, e il tipico problema è che ottengono, se lavorano, alcuni diritti sociali, per esempio la pensione, la sanità e l'assicurazione contro gli infortuni, ma non hanno il diritto di voto. La mancanza del diritto di voto indebolisce la fruizione dei diritti, in particolare per esempio dei diritti sociali che vengono dispensati a livello locale. Pensiamo all'accesso all'edilizia sociale, pensiamo in diverse città del nord, ho in mente Brescia, al tentativo di escluderli dai bonus bebè o di escluderli da altri tipi di provvidenze per i disoccupati, per gli studenti meritevoli, per gli studenti che accedono al trasporto pubblico. Ci sono stati a livello locale, ci sono tuttora, in Regione Lombardia, molto divertente e insieme agghiacciante, l'esclusione degli immigrati dalle provvidenze per assistere il diritto alla vita per i nuovi nati. In funzione di promozione del diritto alla vita, la legge esclude gli immigrati stranieri. Ecco. Quindi la mancanza del diritto di voto indebolisce la fruizione dei diritti e dei diritti sociali, a volte anche dei diritti civili. Penso per esempio alla possibilità di erigere luoghi di culto per chi professa determinate religioni. L'altro aspetto interessante è che malgrado la riluttanza di molti stati nazionali, si sviluppano forme di doppia cittadinanza. Ormai un centinaio di stati del mondo in qualche misura riconoscono, tollerano la doppia cittadinanza, Italia compresa. La doppia cittadinanza significa disallineamento tra i diritti positivi e l'identificazione soggettiva. Cioè uno può essere anglo-pakistano, risiedere in Gran Bretagna, avere tutti i diritti di cittadino britannico, ma sentirsi soggettivamente pakistano o indiano o qualche cos'altro. E quindi uno dei più antichi e basilari aspetti della cittadinanza, quella di promuovere la lealtà e l'identificazione con lo Stato-Nazione, quando entrano in gioco gli immigrati diventa più complicato, diciamo diventa un traguardo da raggiungere e non un dato. Appunto, anche indipendentemente dall'accesso alla cittadinanza, gli immigrati sono protagonisti di forme miste e mobili di identificazione. Pensiamo alle varie forme di identità col trattino, in cui gli italiani erano nel passato, pensiamo agli Stati Uniti, coloro che, pur vivendo negli Stati Uniti, coltivavano nostalgie e riferimenti all'italianità, e oggi, in un quadro rovesciato, abbiamo gli albano italiani o in Marocco italiani, cioè coloro che possono per alcuni aspetti sentirsi e vivere da italiani e per altri voler mantenere dei legami, dei riferimenti alla cultura, alla religione, alla lingua del loro paese d'origine. Il paese di residenza in questi casi è visto soprattutto come fonte di diritti, seppure parziali e differenziati, mentre il paese di origine può essere la fonte di identità e di attaccamento psicologico, emozionale, culturale. Ancora,
ci sono forme di cittadinanza transnazionale, cioè gli immigrati, come anche i cittadini peraltro, possono scendere in piazza, come talvolta avviene in molte città europee, per questioni che riguardano il loro paese d'origine. Per esempio, immigrati turchi che in Germania manifestano contro il primo ministro turco Erdogan all'epoca delle turbolenze, dei movimenti di piazza Taksim a Istanbul. Oppure in Francia, periodicamente, gli immigrati provenienti dal Maghreb, ma ormai le seconde, le terze generazioni, scendono in piazza a favore dei palestinesi o di Gaza contro la politica del governo francese in materia. Ancora, gli immigrati possono organizzarsi per favorire progetti di sviluppo al loro paese, votano sempre più, come gli italiani, per le elezioni politiche del loro paese d'origine. Quindi uno degli aspetti più complessi, anche innovativi, degli sviluppi del tema della cittadinanza è questa possibilità di esercitare varie forme e pratiche di cittadinanza pur vivendo all'estero, nei confronti del paese d'origine o addirittura del paese d'origine dei genitori. Emerge poi una dimensione locale della cittadinanza. Come già accennavo, ci sono alcuni immigrati, per esempio, che almeno in teoria possono votare per le elezioni locali delle nostre città, così come ci sono diritti e benefici che possono essere concessi o meno dai governi locali. Ma qui vorrei spendere gli ultimi minuti che mi riguardano per sottolineare un aspetto, quello della cittadinanza dal basso. Non c'è solo la distinzione tra cittadini e non cittadini. L'ho detto dal punto di vista un po' formale, ma ci sono aspetti sostanziali che mettono in discussione questa distinzione. Ci sono delle forme di cittadinanza che si acquistano progressivamente. Per esempio, ottenere la regolarizzazione è un progresso nella scala della cittadinanza, è un atto di cittadinanza. Mandare i figli a scuola è un atto di cittadinanza. Ricongiungere la famiglia è un atto di cittadinanza. Naturalmente partecipare a manifestazioni politiche, sociali, iscriversi al sindacato è un atto di cittadinanza. Quindi gli immigrati possono, in una certa misura, esercitare forme di partecipazione attiva alla società locale, indipendentemente anche dalla cittadinanza formale, e possono acquisire dei diritti, dicevo prima, diritti sociali, ma anche forme di incidenza politica, per esempio fondando associazioni, appunto, militando in partiti e sindacati, anche quando non ottengono il pieno diritto di voto. Potremmo anche dire che il contributo che danno al welfare pagando le tasse e la fruizione di benefici sociali sono a loro volta aspetti di questa progressiva inclusione nella cittadinanza sostanziale, nella cittadinanza di fatto. Vorrei finire con un paradosso, i miei 10 minuti sono conclusi. È più cittadino un italiano che guarda la televisione tutte le sere, non si interessa di niente e non va a votare, o un immigrato che partecipa alla vita politica, sindacale, che esce, manifesta? Ecco, questo credo sia un aspetto di cui tener conto. Grazie. Grazie mille professore. Allora, adesso proviamo a fare degli interventi alternati con quelli che nei partiti del Novecento sarebbero stati chiamati interventi programmati, no? E quindi io ho Pietro Pinti fra gli interventi programmati e poi io li alternerei con
No, non è una marea. E il primo, poi se voi siete timidi, io continuo con gli interventi programmati. Siamo alle 5 minuti. Da parte mia, io oggi interverrò come ricercatore sull'immigrazione. Sono contento di rilacciarmi all'intervento di Maurizio Ambrosini, che ha creato lo sfondo. Io lavoro nel dossier statistico immigrazione e il compito che ci siamo dati come dossier statistico immigrazione a circa 30 anni da cui lavoriamo è quello di fare una battaglia culturale basata sui numeri, perché un aspetto fondamentale dal nostro punto di vista è che sulla questione dell'immigrazione ci sono tutta una serie di luoghi comuni, pregiudizi che vanno contrastati. Noi cerchiamo di contrastare con le evidenze numeriche, con le evidenze statistiche. Io con il primo minuto voglio ricordare come nacque il dossier statistico immigrazione. Il dossier statistico immigrazione nacque attorno ai primi anni 90, quando ci fu la prima conferenza nazionale sull'immigrazione, e in questa conferenza nazionale sull'immigrazione l'onorevole Lamalfa bellamente disse: in Italia ci sono 4 milioni di immigrati che ci stanno invadendo. Ovviamente provavamo a contrastarlo, però ci rendemmo conto in quel momento, da ricercatori, che non avevamo strumenti statistici per dire, noi chiaramente dicevamo che non era vero, ma non esisteva un osservatorio sulle immigrazioni nazionali, per esempio, non esisteva una rilevazione dell'Istat che avesse una fondata base. Da quel punto cominciamo a creare un gruppo di lavoratori, di ricercatori volontari che costruì dossier statistiche e cominciamo a produrre statistiche. In linea di massima adesso una cosa l'abbiamo ottenuta, che dopo un bel po' di numero di anni che si parla di immigrazione, nessuno dà più numeri di quel tipo. Questo comunque è una battaglia culturale. Il fatto che si possano fare proposte di legge di questo tipo, secondo me, è anche il frutto del fatto che si cominci a capire e dimensionare il fenomeno. Però, secondo me, ci sono ancora troppi aspetti che non sono conosciuti. Per esempio, ancora oggi, troppo spesso, non si tocca sentire: è un fenomeno recente, non abbiamo ancora gli strumenti, non siamo attrezzati. Il saldo migratorio in Italia è cambiato nel 1972. Sono 42 anni che l'Italia è paese di immigrazione. In un'epoca come questa, di forte dinamica sociale, innovativa, economica, eccetera, 40 anni sono un'epoca lunghissima. Quindi personalmente credo che nel dibattito politico attuale in Parlamento non si potrà accettare che qualcuno dica che è un fenomeno recente, non lo conosciamo e via dicendo. Sono 40 anni. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto sono alcuni numeri che adesso li cito velocemente perché ho già consumato metà del mio tempo. Quando si cita i numeri, ci sono diversi modi di citare i numeri. Se uno mi dice gli immigrati sono 5 milioni, se io vado in una classe e gli chiedo sono tanti, troppi o pochi, mi rispondono tutti sono tanti. Se io poi comincio a chiedere delle percentuali, è già diverso. Per esempio, quanti sono oggi gli immigrati? Sono circa 5 milioni, sono l'8%. Sono tanti o pochi, non lo so. Se però comincio a dare altri numeri, per esempio, quanti sono gli immigrati minori? I minori sono attorno al 12-13%. Il 25% dei 5 milioni di stranieri sono minori. Questo cosa mi dice? Mi dice che sia che io voglia che non voglia, comunque ho già 1 milione di persone che mi entreranno nel mercato del lavoro nei prossimi anni. Quindi non c'è un problema di chiudere o aprire le frontiere, c'è questo problema indubbiamente. Però noi continuiamo a guardare verso le frontiere e non guardiamo cosa è successo. Il fatto che noi diciamo spesso che questo fenomeno è radicato, è strutturale, ce lo dico i numeri. Il fatto che 1/5 di queste presenze sono già in Italia, entrando nel mercato del lavoro, ci dice che non possiamo comunque modificare questo trend, innanzitutto. Quindi cerchiamo di guardare dentro invece che guardare fuori. Noi continuiamo a guardare le frontiere e ci dimentichiamo che abbiamo 1 milione di minorenni che non hanno diritti. È per questo che per me questa legge ha un aspetto fondamentale, che ci permette finalmente di guardare dentro le frontiere e non fuori dalle frontiere. Ci permette di guardare quali sono i titolari che non hanno diritti qui in Italia. Altro aspetto, la presenza sul mercato del lavoro. Sono l'8% della popolazione complessiva di immigrati, di stranieri, cittadini stranieri. Nel mercato del lavoro siamo oltre il 10% della media, in alcuni settori siamo al 20%, e se guardiamo i nuovi accessi nel mercato del lavoro, siamo oltre il 20%. In periodo di crisi, questo è un numero importantissimo, malgrado la crisi, se guardiamo i nuovi iscritti nel mercato del lavoro, i nuovi accessi, siamo al 20%. Il 20% è un numero che ci dice molto semplicemente quello che ho ripetuto prima. Sono un fenomeno strutturale di cui l'economia italiana non può fare a meno.
anche in periodi di crisi. Io accento questo aspetto. L'anno scorso c'è stato un aumento di popolazione straniera, di origine straniera, di 160.000 unità. Quando è iniziata la crisi 4 anni fa, molti cominciarono a dire c'è la crisi, c'è gli occupati, non c'è più posto. Io che faccio un piccolo salto indietro di 25 anni, perché le cose che diciamo adesso erano già state dette. 25 anni fa venne fatta, a cura di un gruppo di ricercatori capitanato dal professor Michele Bruno di Bologna, una ricerca commissionata al Ministero del Lavoro. In questa ricerca si diceva, poi finisco, che in previsione dei 20 anni successivi, quindi quelli attuali, il mercato del lavoro italiano avrebbe avuto bisogno annualmente dai 100.000 ai 250.000 nuovi ingressi all'anno. Questa è una ricerca di 25 anni fa. 100.000 in caso di crisi, 250.000 o 300.000 in caso di dinamica economica positiva. Questo è per dire che cosa? Che i governi, i tecnici hanno sempre avuto a disposizione questi numeri e hanno sempre detto che anche in periodi di crisi ci sarebbe stato bisogno di manodopera straniera. La realtà odierna lo conferma, questo sta succedendo. Quindi finisco il mio intervento dicendo che cosa? Molto semplicemente, che in un momento di questo tipo, anche malgrado la crisi, bisogna tenere presente che questo fenomeno continuerà a essere utile per lo Stato italiano, e quindi qualunque nuova legge, secondo me, si deve basare su questo principio, su questa consapevolezza che ci deve portare a dire che non dobbiamo concedere dei diritti, ma vanno riconosciuti. L'aspetto fondamentale che è stato detto prima, in cui mi riconosco fortemente come ricercatore, è che dobbiamo passare da una situazione di concessione a un riconoscimento dei diritti, diritti di chi si li è conquistati, è qui da 40 anni e che sta contribuendo attivamente allo sviluppo di questa nostra società. Grazie. E c'era Fulvio De Nigris che ci ha chiesto di intervenire, poi non ho altre iscrizioni, quindi poi dare la parola a Vincenzo Manco. Una donna qui. Poi già avevo, i vostri erano già previsti, diciamo, lui no? Lui sì, erano un po' più armati. Grazie, Raffaele Persiano. No, la legge è sicuramente molto opportuna. Chiedo a Marilena Fabri, però già le devo, quando parlava della collega di Forza Italia, uno sguardo un po' smarrito, e le chiedevo se i tempi, quali saranno quei tempi rispetto a questo tipo di percorso, perché immagino che la legge abbia un percorso anche a volte lungo. E devo dire che nell'immediato, nella quotidianità, noi viviamo a livello regionale una grande disuguaglianza, che in questo caso è degli immigrati, ma che la disuguaglianza è anche delle persone con disabilità, per esempio, con tutte le differenze. Il professore ha ragione prima quando parlava dei diritti, dicendo che ci sono persone di varie etnie che sono più riconosciute di altre, mentre invece l'uguaglianza e le differenze dovrebbero essere uguali per tutti. Detto questo, noi abbiamo una legge 5 del 2004 in Emilia Romagna, che è una legge, diciamo, è stata presa un po' a modello, no? A livello anche di altre regioni, però nella quotidianità la disuguaglianza e la mancanza di diritti è molto forte. Faccio un esempio: noi ci occupiamo di persone in coma alla Casa dei Risvegli, con l'Associazione dei Amici di Lucca, e all'Ospedale Maggiore, per esempio, capita purtroppo che gli immigrati nell'emergenza vengono ricoverati, ma quando poi da questa emergenza si passa ad un percorso normale di malattia, ovviamente non ci sono i diritti sanitari. Queste persone possono essere liberate soltanto in strutture pubbliche, neanche in private accreditate, neanche in universitarie, ed è capitato purtroppo che queste persone invisibili, diventate visibili per la malattia, è capitato una Rom, hanno scoperto che viveva in baracca, la baracca è stata demolita. È capitato che una persona in stato vegetativo ricoverata a Montecatone non ha potuto rinnovare in posta, ecco anche qui il cavillo burocratico, perché era in una condizione di non coscienza il proprio permesso di soggiorno, è dovuto essere dimessa e andare in situazioni dove ovviamente si ricorre a, come dire, all'umanità delle persone, ma ci vorrebbe una norma, una norma che non fosse basata sul cavillo e sulla burocrazia, ma che fosse invece basata sul senso di equità e di uguaglianza. Grazie. Grazie a tutti. Diamo la parola a Vincenzo Manco, Presidente Nazionale Luis, così ci penso che ci farà da un altro punto di vista, diciamo. Cioè, intanto grazie all'invito, grazie all'onorevole Fabri
Ciotti e Zampa che sono qua, ci hanno dato, grazie per l'esclusiva tra l'altro, la possibilità, diciamo, di questa primogenitura se non altro dell'iter. E io cerco di essere molto schematico, provando a dare un contributo rispetto alla discussione già che siamo, diciamo che si è aperta. È chiaro che ci sono due o tre terreni che riguardano un po', no, il tema. C'è un terreno culturale che si è detto, è strano che in questo paese, guardo il professor Ambrosini, voglio dire che è un paese di emigranti storici, ancora ci sia un problema e, diciamo, di difficoltà anche all'interno delle forze politiche e della rappresentanza, diciamo, in Parlamento, di riuscire a spingere su questa conquista di civiltà. C'è un terreno politico, qui siamo in casa, diciamo, di un partito, e lo voglio dire avendo la tessera di questo partito, quindi essendone anche orgoglioso di averla, qualche elemento di timidezza probabilmente anche, diciamo, nella nostra storia lo abbiamo avuto, quindi bene che invece si stia accelerando su questo. C'è un terreno chiaramente, come dire, di ambito sociale. Io credo che questa conquista di civiltà, nel momento in cui si riuscisse a portarla a casa, la si deve tenere anche dentro un contesto, come dire, che riguarda i diritti civili complessivi, sui quali sembra appunto anche il Presidente del Consiglio voglia e debba dare un'accelerata. Due questioni, finisco, quindi, rispetto a quello che è, diciamo, la WISP, il sistema sportivo, l'ambito sportivo anche su questo tema. L'onorevole Fabbri parlava e ha fatto un accenno all'Italia sono anch'io e quindi al cosiddetto riformismo di popolo. Io credo che qui ci sia un tema, diciamo, la necessità di prevedere durante il percorso parlamentare, aggiungo anche dopo il percorso parlamentare, nel momento in cui non ce lo siamo portati a casa, auspico che riusciremo a farlo, perché c'è la necessità, diciamo, di collegare, di tenere collegato la società civile organizzata che debba, come dire, debba sentirsi mobilitata per poter accompagnare questo percorso e per poter dare il proprio contributo sulla base di che cosa? La WISP fa giocare gli stranieri senza chiedere nulla. Nella WISP giocano le persone, non giocano cittadini, non chiediamo, diciamo, differenze, non abbiamo poteri né di polizia né tantomeno li vogliamo averli, quindi non controlliamo nulla. Da quel punto di vista viviamo, come dire, piena cittadinanza a tutti. La legge Fossati-Molea è un altro pezzo di impegno rispetto al riconoscimento dello ius soli sportivo. Faccio un riferimento a proposito della mobilitazione del sistema sportivo: la Federazione Italiana Hockey su Prato ha già sopravanzato, diciamo, questo tema, riconoscendo a tutti i bambini, diciamo, insomma, e gli adolescenti stranieri, figli stranieri nati in Italia, già la cittadinanza sportiva. Hanno un limite che riguarda la composizione chiaramente della nazionale, perché su quello è un limite che deve essere superato da una legge, ma hanno riconosciuto da questo, quindi la parte, diciamo, più avanzata del sistema sportivo ufficiale, tra virgolette, cioè del sistema del Comitato Olimpico, oltre ad un'associazione che invece, come la WISP, diciamo, il riferimento alla cittadinanza. Nonostante da vecchio, no? Quindi quello è un tema, una questione, insomma, su questa roba qua. Adesso vedremo il 14 di novembre, che hanno il Consiglio federale, che cosa diranno, che cosa succederà. Ecco, chiudo, come dire, su questo, un elemento, come dire, di contributo della società civile proprio rispetto ad un risultato che è necessario portarsi a casa. Esistono buone pratiche, una per tutti, la facciamo in questo territorio, ha una rilevanza nazionale, internazionale, mondiale. I mondiali antirazzisti che svolgiamo a Bosco Albergati, Castelfranco, Modena, sono una delle grandi esperienze che la WISP, o comunque la società civile, in questo caso il mondo sportivo dell'associazionismo di promozione sociale, può mettere a disposizione appunto anche dopo per saldare, no, la necessità quindi di integrazione e di inclusione per tutti i cittadini, insomma per tutti coloro che abitano il nostro paese. Grazie. Non so come ti chiami, vieni. Un filastro. Fabian. Sono Fabian, colgo l'opportunità per dire due parole. Forse le mie parole non avranno la precisione tutto il contenuto legislativo, storico che hanno avuto il precedente intervento. Ho sentito la necessità di intervenire perché, visto che si parla di immigrazione, si parla di cittadinanza,
ho voluto dare un po' di sostanza, sono un immigrato, la mia richiesta di cittadinanza è stata presentata il 10 giugno del 2010 e fino ad oggi non ho ancora avuto la cittadinanza. Io vivo in Italia dal 4 agosto del 94. L'onorevole Sciauchi è il mio compagno di università, sono laureato in scienze politiche. Ho quattro motivi per avere la cittadinanza. Mia moglie è italiana, le mie figlie sono italiane, io amo profondamente questo paese, ogni anno da 20 anni che sono in Italia garantisco più di 10.000 ore di volontariato, non sono mai stato in carcere, anzi vado in carcere ogni venerdì da 12 anni a fare il volontario, quindi non so di che cosa stiamo parlando. Se chi ha pagato le tasse, se chi ha il diritto di averlo, se chi ama questo paese, cioè io penso che quello che l'Italia sbaglia, l'Italia è il mio paese perché mi sento italiano, è il fatto di affrontare la questione dell'immigrazione dal negativo, come un conflitto, non come l'evoluzione normale della natura umana. L'uomo nella storia ha sempre viaggiato da un posto all'altro. Ovviamente le mie parole non vi riguardano, che state già affrontando il problema in qualche modo. Penso che dovremo partire dalla legge dell'immigrazione, che è fatta male, perché noi stiamo parlando di cittadinanza, però il problema parte dal permesso di soggiorno. Vi ricordo, l'immigrazione, mi piace leggerlo come una storia d'amore, va bene? Non come un problema, come la storia d'amore. Perché? Perché come si svolge normalmente una storia d'amore? Una persona vede un'altra, le piace, si avvicina, comincia una procedura di corteggiamento, parte la storia. Potrebbero esserci dei problemi, delle discussioni, però si va avanti. L'immigrato, tutti gli immigrati che vengono in Italia o che vanno in un altro paese, sono fondamentalmente spinti da un amore per quel posto. Anche chi scappa da una guerra sceglie di andare in un paese. Anche chi sceglie appositamente di venire sceglie l'Italia. Io quando venivo in Italia, la cosa che mi piaceva di più in Italia era Roberto Baggio, il migliore giocatore di calcio, la musicalità della lingua italiana, il fatto che ci fosse il Vaticano in Italia lasciava intendere che erano tutti religiosi, quindi tendenzialmente buoni, quindi ho scelto l'Italia. Sono arrivato in Italia con una grandissima ammirazione. Come fanno tutti gli immigrati che vengono? Hanno un'ammirazione, hanno delle grandi aspettative. Però arrivi, che cosa succede? La prima cosa, ti fanno capire che tu spaventi. Ti fanno crollare tutte le aspettative che avevi. Va bene all'inizio, un rifiuto da una donna che ami, va bene, puoi accettare, però continuamente. Io vi dico, 20 anni che sono qua, molte volte mi parlano a monosillabi. Mi parlano a monosillabi, lavoro a scuola, insegno a degli adolescenti di 17 anni, molti ragazzi italiani hanno la cittadinanza, però io ero in Italia prima della loro nascita, non ho la cittadinanza. Grazie. E Leonardo, passerò, poi io. Io penso che indubbiamente
l'onorevole Fabri, tutti i nostri parlamentari hanno questo grande impegno che è quel di modificare la legge della cittadinanza del 92, perché effettivamente, mi faccio aiutare anche dalle parole di Fabio, certamente che una legge che parla della cittadinanza parla anche molto forte a livello emotivo, perché si vuole far parte di una comunità, si vuole avere tutti quei diritti. E allora noi abbiamo ricordato quello che succede a livello, diciamo, di pensiero medio della popolazione. Molti di noi, tanti di noi che vedo in questa sala, abbiamo fatto i banchetti per raccogliere le firme per la campagna "L'Italia sono anch'io". E lì credo che tutti abbiamo percepito quello che da parte della popolazione, almeno in Emilia Romagna e a Bologna in particolare, le persone, molte di loro, pensavano che i figli dei cittadini immigrati fossero italiani. Quando le chiedevamo la firma per questa legge, la gente si chiedeva: ma come? Non sono italiani? Perché pensavano che fossero italiani per la loro nascita. E in questo senso credo che per questo motivo si parla principalmente della modifica della legge per quello che si riferisce ai figli degli immigrati nati in Italia, perché è qualcosa che colpisce anche fortemente, penso, l'emotività delle persone. Si lascia un po' in un secondo piano quello che significa ottenere la cittadinanza per persone come lo stesso Fabio, che già ci ha raccontato la sua esperienza. Anche se nella situazione di Fabian, per il fatto di essere sposato a una cittadina italiana, lui per diritto dovrebbe aver avuto una risposta solo dopo 2 anni. Come sono tante le persone, anche alcuni qui presenti, che hanno chiesto la cittadinanza da 5-6 anni e non hanno mai avuto una risposta. E la legge dice che queste persone avrebbero dovuto avere una risposta massimo dentro dei 2 anni. Ma io non voglio caricare i nostri parlamentari di più richiesta, perché già è tanto il lavoro che dovranno svolgere. Ma noi, e parlavo di Bologna, di quello che significa la risposta anche a livello emotivo delle persone. A Bologna, se noi il lunedì e il mercoledì passiamo fuori della prefettura, vedremo qualcosa che ha dell'incredibile. Ci sono persone che devono andare a fare la fila alle 3 del mattino, alle 3 del mattino, per ottenere un numero per chiedere la possibilità di parlare con un impiegato per la richiesta della cittadinanza italiana. Voi vi immaginate che significa questo a livello emotivo? Alle 3 del mattino, ci sono persone che arrivano lì alle 6 del mattino e hanno perso la giornata di lavoro perché l'impiegato dice: guardate, non ci sono più numeri, perché noi possiamo rispondere un massimo di 30 persone. Questo succede a Bologna e purtroppo è qualcosa di cui noi ci dobbiamo fare e prendere la nostra responsabilità e denunciare questi fatti. Perché, come dicevo e finisco, quando noi parliamo di chiedere una cittadinanza, di far parte di una comunità dove c'è quello che diceva il professore Ambrosini, molto chiaramente questo che può significare tante volte anche una doppia identità, una doppia fedeltà, la fedeltà al paese di cui ognuno di noi è nato e poi la fedeltà al secondo paese, che in questo caso sarebbe l'Italia. Certamente che quando le persone percepiscono che in qualche misura, è quasi un eufemismo, sono escluse, guardate che si corrono dei rischi molto seri per la coesione del paese. Perché noi, quando parliamo di questi temi, come Partito Democratico, che siamo gli unici che ci siamo presi questa responsabilità, corriamo tante volte il rischio di essere accusati come di buonismo. Noi non siamo buoni verso gli stranieri, noi stiamo facendo una politica a favore dell'Italia,
dell'Italia dell'oggi e dell'Italia del futuro, perché parliamo di quello che succede e di quello che succederà in termini di coesione. Perché voi pensate che cosa può sentire un ragazzo che è nato in Italia, che è andato a scuola in Italia, che parla non solo l'italiano, tante volte parlano correntemente il dialetto della città dove risiedono. Quel ragazzo all'età di 18 anni si trova con la sorpresa che non ha dei diritti come i suoi compagni di scuola perché non è cittadino italiano. Noi credo che in questo senso il nostro impegno come Partito Democratico deve essere che di una volta per tutte, così come si dice, 100 giorni per fare X, 200 giorni per fare quanto altro, 300 giorni per fare questo altro, noi diciamo 200, 300 giorni per modificare questa legge. Grazie. Grazie, mi chiamo Iora e cercherò di ispirarmi a Fabien, anche se non posso competere con lui. Io l'ho chiesto solo da 3 anni e 9 mesi, ho una figlia di 8 anni italiana e in più, ispirandomi sempre a Fabien, ho una nonna italiana. Per cui il mondo si muove. Ho vissuto tramite mia nonna italiana, che si era trasferita a Durazzo molto prima della seconda guerra con tutta la famiglia, anche il razzismo al contrario, cioè essere figlia di italiani, per mia madre, all'estero, cioè in Albania e in tutto il mondo e paese ovviamente, sui pregiudizi. E quello che mi faceva un po' ridere dopo l'intervento di Barceló è: mi piace molto l'idea di poter chiedere la cittadinanza 2 anni prima del 10° anno. Ho paura che l'effetto che potrebbe essere quello contrario, cioè adesso ci vogliono 3 anni, mediamente 4, dopo ce ne vorranno 7 perché l'hai chiesto 2 anni prima. Cioè mi pare più logico andare a intervenire e dire: ma perché ci devono valere 7 anni per avere la cittadinanza? Perché bisogna svegliarsi alle 3 di notte per prendere un appuntamento? È come se dietro ci fosse un accanimento di tortura lenta, cioè devi soffrire, non è che perché non è questione di diritto, è che bisogna arrivare tramite la sofferenza, cioè te la diamo ma devi soffrire 7 anni. Per cui questo fa un po' ridere, ma non perché non c'è la volontà. Capisco la volontà, quella di dire: beh, se uno più o meno, tanto sì, diciamo i criteri si verificheranno al 10° anno, ma anticipa i tempi così. Però ho paura che il problema sia ancora a monte. E l'altra provocazione che voglio mettere è: chiediamo ai cittadini stranieri di sapere la lingua, di aver fatto il corso, eccetera, se ce l'hanno per se ci devono arrivare tramite questi percorsi. Al cittadino italiano di quarta generazione argentino, lui può anche non saper niente della cultura italiana. A chi si sposa con un cittadino italiano, ma che se ne importa se sappia o non sa la lingua? Allora, se le uguaglianze e le differenze devono essere per tutti nel dare la cittadinanza, non è perché io mi sposo con un italiano che all'improvviso so la lingua, all'improvviso ho scoperto come sono le leggi o ho capito tutto il resto. Cioè, se vogliamo che la cittadinanza porti anche a un percorso di conoscenza di quella che è l'Italia, eccetera, dovrebbe essere uguale per tutti, per quello della quarta generazione che arriva dall'Argentina, per quello che è arrivato 17 anni fa in Italia e per quella che si è sposato 6 mesi fa e può chiederla. Per cui anche lì, cioè, capisco che spesso si tende a dire: beh, almeno a quelli li stiamo dando, non togliamole anche a quelli per fare pari. Però invece mi sembra giusto che, se il principio è quello di avere delle nozioni del paese dove si è, avere un percorso di integrazione, anche se la parola di per sé è discutibile, allora estendiamola a tutti. È ovvio, ci vuole una legge complessiva, dice Fabien. Certo che ci vuole una legge complessiva. Ci vuole una legge complessiva perché prima di arrivare alla cittadinanza ci vuole la partecipazione come scuola di cittadinanza. Cioè,
tu per 10 anni in questo paese non puoi partecipare praticamente a niente se non allo sport e al volontariato, e poi all'undicesimo anno, se ti va bene, o al tredicesimo, quindicesimo, all'improvviso puoi partecipare a tutto. Non sei una persona diversa da quello che eri il giorno prima. Per cui ci vorrebbe un'estensione di diritti man mano che il tuo percorso in Italia arriva. Cioè, a Bologna è stato emblematico l'anno scorso, si è fatto un referendum consultivo sulla scuola dell'infanzia, dove noi, intendo come associazione di mediatrici, siamo stati gli unici a scrivere una lettera pubblica per dire: ma come un referendum consultivo dove i cittadini stranieri non possono votare se non quelli previsti, cioè gli europei, eccetera. Ma se stiamo parlando di percentuali, adesso chiedo a Pietro Pinto di aiutarmi, di bambini che hanno almeno un genitore straniero nella fascia 0-6, quella di cui si occupava il referendum, cioè ma superano di gran lunga il 20% iscritti già nelle scuole, non quelli che rimangono fuori, proprio quelli che invece vengono iscritti. Cioè tu non coinvolgi in una cosa consultiva, per cui con la possibilità di farlo, perché non era un referendum appunto che lo escludeva a priori perché la legge lo esclude, dove ci siamo sentiti dire: ah beh, ma non ci eravamo accorti, adesso è troppo tardi. No, non ci eravamo accorti, ma come si fa a non accorgersi? Non accorgersi che in una cosa dove, cioè, cavolo, una potevi chiedere, ne avevi la possibilità di chiederlo, e non chiedi a loro se vogliono una scuola pubblica o no? Cioè, mi pare veramente, cioè, per me è stato uno shock. Mi occupo di mediazione, siamo tutte donne, siamo tutte spesso madri. Capire nella nostra assemblea che non potevamo votare è stato: ma come? La finisco e dico, complessivo proprio per questo, per arrivare pian piano. Il diritto di voto deve arrivare secondo me anche prima del diritto di cittadinanza, perché ci si arriva lì, se no si è sempre ricattabili. Perché ci sono queste resistenze anche all'interno della sinistra? Ma perché gli immigrati non portano voti, mi pare matematica, direi a Pietro, cioè è matematica. Quelli che non li vogliono che diventino cittadini portano voti, quelli che vogliono il diritto di cittadinanza non ne portano. Cioè, ragazzi, cioè, a farla più complicata mi sembra raccontarsela, per cui ci vuole coraggio di quelli che sono diventati cittadini italiani, sono qua dentro al PD, degli italiani che invece condividono la cosa, di dire: no, qua ci vuole il diritto di voto, perché domani, quando una giunta di destra e di sinistra prende delle decisioni, sa che sarà votata o non votata al prossimo giro, tenendo conto anche dei voti degli stranieri. Tutto il resto, cioè, perché si prolunga la cittadinanza a 15 anni? Ma perché alla fine chi è che votando dice: no, ma ti do un segnale che state sbagliando? Quelli pochi tra noi che si occupano della cosa, cioè, per cui i pochi italiani che sono talmente sensibili, che sono talmente dentro l'argomento, i pochi stranieri che hanno preso la cittadinanza, cioè, allora, Mustafa ci conosciamo da 15 anni, Taifur ci conosciamo da 17 anni, l'associazione peruviana, sì, cioè, siamo poi, alla fine mi vedo la sala e dico: beh, almeno 10 li conosco, e siamo 10 che da 17 anni stiamo qua a parlarci delle stesse cose, mi sbaglio? È vero. Cioè, dicendo, quando dico legge complessiva, metto anche proprio l'ultimo punto dicendo: va bene, oggi, ad oggi, noi a questi stranieri nel 2013, con la legge del 2013, siamo finalmente riusciti a dargli la possibilità, che aveva studiato in Italia, finito l'università qua, eccetera, di partecipare ai posti pubblici, perché all'improvviso essere infermieri non è stato più considerato, diciamo, un potere pubblico da esercitare, che non si capiva qual era il potere pubblico dell'infermiere, nel senso che capisco la magistratura, ma capisco meno perché i posti pubblici erano chiusi agli stranieri. Non siamo ancora riusciti a fare nemmeno per gli europei, figuriamoci per gli extraeuropei, anche quando diventano poi cittadini italiani, il riconoscimento dei titoli di studio. Vogliamo sempre delle persone che, non so, sono laureati in biologia molecolare in Russia, che qua devono fare le badanti? Cioè, io capisco la crisi complessiva anche per chi è italiano oggi, ma non per questo dobbiamo sminuire i titoli di studio e avere delle chiusure. Se uno faceva l'avvocato a casa sua, cioè, non è che qua deve fare lo spazzino per forza perché agli avvocati può dar fastidio. Cioè, bisogna, secondo me, pensare, e su questo vi apprezzo perché è già
una proposta coraggiosa, ma avere ancora più coraggio, per cui spingersi più in là, in modo da poter permettere poi col voto di questi cittadini nuovi, che siano italiani o ancora no, ma assumendo un diritto di voto, a incidere su quello che secondo me è la fase più importante ad oggi, cioè l'accoglienza. Non siamo ancora in grado di fare un'accoglienza adeguata che arriva, e ne paghiamo le conseguenze, parlo in questo caso da mediatrice, per i prossimi 15 anni. Cioè un'accoglienza non adeguata nel primo momento d'arrivo alla famiglia, al bambino, alla madre, al padre, sia dal punto di vista lavorativo, linguistico, sociale e culturale, fa sì che poi abbiamo i ghetti. E questo la concludo e vi ringrazio. Grazie, signora Teresa. Come ti chiami? Iona. Ecco, io parto da lì. L'intervento suo lo assumo assolutamente, perché avrei finito nella parte amministrativa. Invece ci sono tantissime cose che noi possiamo fare per evitare che succeda questo, insomma, per cui di averle sempre presenti, perché anche piccoli interventi di dettaglio sono interventi risolutivi per la qualità della vita delle persone che sono qui, sostanzialmente, che sono la nostra tortura quotidiana, anche per noi che stiamo dall'altra parte. E sono d'accordissimo che dobbiamo molto lavorare sulla presa in carico dell'accoglienza. La prima persona, dal primo momento che una persona arriva sul nostro territorio, sappiamo che adesso non ne arrivano quasi più se non un certo tipo di arrivi, dobbiamo farci carico che l'accoglienza non sia ostativa, perché per ora è ostativa, quindi assumo quello. L'altro dato che volevo dire è che è molto bello quello che è successo rispetto a questa legge. Volevo valorizzarlo perché è stata una richiesta di popolo, cioè noi siamo riusciti ad arrivare lì in questo momento non solo perché lo vuole il Presidente del Consiglio, ma perché c'è stato un movimento amplissimo che ci ha messo tutti intorno e insieme a chiedere questo. È una cosa straordinaria in una materia di diritto che è sempre stata usata come non se ne parla, ma perché non ci ricordiamo, da quando ne parliamo ce l'abbiamo fatta. Per cui questo è un esempio di protagonismo, di partecipazione attiva, di trasversalità, di cittadinanza che secondo me è straordinario. Dobbiamo farlo adesso anche per gli altri settori. Parlo dell'antidiscrimine rispetto all'orientamento sessuale, che è l'orientamento di genere, che è la qualità di adesso. Per dire, abbiamo imparato, adesso dobbiamo andare avanti perché qui le risposte riusciamo a averle, il voto amministrativo sicuramente. L'altro, se voglio fare in fretta per non fregare il tempo, l'altra cosa è, siamo molto fortunati, altra cosa perché loro in Parlamento sono un bel gruppo di persone che conoscono la materia e quindi c'è possibilità di lavorare sulla mediazione possibile, sostanzialmente sul massimo della mediazione possibile perché si faccia in fretta. Cioè, secondo me la cosa più importante è che ci portiamo a casa il risultato, anche se non ha proprio tutti i crismi di quello che volevamo, perché il risultato di per sé è molto significativo, quindi a me interessa questo. Poi in ultimo e basta, che siamo una serie di partito, e questa è una riunione di partito. Guardate che quello che è successo per l'immigrazione dentro il partito non è successo con nessun altro argomento, nessun altro settore di intervento. E abbiamo ottenuto un sacco di risultati e di coesione all'interno del partito, di coesione su questi argomenti all'interno del partito, solo perché da quando è nato il PD c'è il forum per l'immigrazione del PD, che è un luogo stabile e continuativo di scambio di lavoro, di condiviso e di preparazione delle politiche e degli strumenti di politiche da mettere in mano agli amministratori come me, ma anche ai parlamentari come loro, che se i parlamentari non hanno dietro uno stretto contatto con la cittadinanza, con i loro amministratori del loro partito e con la riflessione dentro il partito, questi risultati non si ottengono. Per cui è anche uno stimolo che noi viviamo la vita di partito anche per la produzione di sapere, di scambio, e mi sembra che quello che siamo qui oggi, questa è la comunità bolognese che abitualmente si confronta su queste materie. Noi non siamo qualcuno che si occupa di immigrazione, noi siamo una comunità territoriale, politica, di appartenenza anche a un partito che in materia di immigrazione è coesa,
sa cosa vuole, sa dove vuole andare, e questo si riscontra nella possibilità degli amministratori di fare delle scelte anche difficili, anche importanti, anche in controtendenza, ma qui si possono fare. È difficilissimo che i miei colleghi possano fare quello che io posso fare qua. Quindi questo è un rinforzo, in questo momento che abbiamo bisogno di rinforzi, di lotta e di battaglia dentro il partito e per il governo dei nostri territori e anche nazionale. Grazie Teresa. Vi indico perché non so i nomi. Io mi chiamo Vincent Togo, sono del Mali e abito a Bologna da 27 anni. Ho avuto la fortuna di avere la cittadinanza per un matrimonio, e ho aspettato 2 anni, però è andato bene. Volevo ringraziare l'iniziativa del partito per questa nuova legge. Volevo solo dire, questo lei ha presentato, non lo sanno neanche le altre, quindi vuol dire che è proprio un inizio di percorso. E siccome i percorsi sono molto lunghi, cosa si può fare per dare una fiducia a chi, per esempio con Fabian, aspetta 4 anni, oppure con qualcun altro che potrebbe magari cominciare l'iter e sicuramente dire aspettiamo che venga fuori la legge. Si può dare, diciamo, una fiducia a questi cittadini che sono apolidi, se posso dire, apolidi virtuali, perché alcuni sono nati qua, non conosco niente dell'Africa o degli altri paesi di cui sono originari i loro parenti. In Italia non sono cittadini e quindi sono per me apolidi virtuali, in un limbo che non si può neanche definire cosa sia. C'è uno scrittore africano che ha detto che il negro sottosviluppato è un mostro di pazienza, e l'immigrato è peggio. È qui che deve aspettare, è un mostro di pazienza, va alle 3 di notte a prendere un numero, se arriva per esempio il 31esimo, il giorno dopo arriverà alle 2.45, forse per sperare di avere il numero 25, così. È una cosa assolutamente vergognosa, se si può dire così. Quindi io vorrei sapere se il partito o chi così può dare un segnale a chi di fiducia, perché la fiducia è quella che soprattutto manca. Se Fabian sapesse, aspetto 10 anni, mi danno la cittadinanza, aspetterei, però gli dicono 1 anno o 2, aspetto 4 anni. Quindi il problema è quello della fiducia che sicuramente viene a mancare. Cerchiamo di dare fiducia ai cittadini, anche a quegli stranieri che lavorano qui, che pagano le tasse, e poi i bambini che nascono da noi. Usa ancora un altro proverbio, si dice che il pezzo di legno può durare in laghetto, non sarà mai un coccodrillo. Però i coccodrilli che ci nascono devono essere coccodrilli, i figli che nascono sono dei coccodrilli come tutti gli altri. Il pezzo di legno che viene da fuori, questo si può anche dire che magari non sarà mai un coccodrillo, però il suo figlio che nasce non è un pezzo di legno, è un coccodrillino come tutti gli altri. Quindi diamo il diritto anche ai coccodrillini, a tutti quanti. Grazie. Sì, c'erano loro due, uno dopo l'altro. Buonasera a tutti, sono membro del direttivo del Centro di Cultura Islamica di Bologna. Il mio problema è a risolverlo con le norme, con le leggi. Sono cittadino da Mo, sono qui dall'82 e sono cittadino italiano, c'è la moglie italiana, 2 figli, un medico e un ingegnere, sono già nonno, sto benissimo qui, c'è un'impresa con soci italiani nati italiani, origini italiani. Ho un problema perché ogni tanto succede qualcosa da qualche parte del mondo, qualcuno commette un crimine, qualcosa, ha una religione uguale alla mia. E io devo giustificare il mio socio, che è il mio socio a 30 anni, e chiede: l'ISIS come la pensi? Posso dire minchia? Dico minchia, come la penso? E che dico, come la pensi tu? Perché? Perché sui mezzi di comunicazione dello Stato italiano, che sono le RAI, finanziati da me e da voi,
dicono che il nostro profeta è da arrestare. Se il tuo medico oggi qualcuno l'arresta perché è terrorista. Il mio vicino di casa, dove siamo vicini da 30 anni, andiamo in vacanza insieme, abbiamo due barche, andiamo insieme a fare le vacanze, dice: oh, te come sei? Una mina vagante? Devo girare anche d'inverno con la giacca aperta che non c'è una bomba sotto, non mi faccio scoppiare. E non lo so, cioè lo Stato, visto che questi mezzi li finanzia lui, quello più importante, lasciamo quelli privati, devi essere degli altri, quando qualcuno esce fuori in televisione con il microfono in mano a dire delle scianfrusate di questo tipo, che i nostri concittadini musulmani, di religione musulmana, non è colpa mia, e mi sono trovato un altro musulmano, poi ci ho creduto, mi sono rimasto musulmano, vuole cambiare religione. Però ogni volta devo difendermi da questo insulto pubblico in televisione pubblico. Ma il Signore, guarda, giuro che sono come voi. Cioè, prego, guarda, pazienza, prego, 50 al giorno, supportatemi, perché ho chiesto prima a un mio compagno di un'altra religione, al prete anche lui, ho chiesto per cortesia, devo pregare, sono mescata la preghiera, a un orario la preghiera, pazienza, mi servono 2 minuti per pregare, e si è dato fastidio. Giustamente dice: guarda, non c'è posto per pregare, ma esco a pregare per strada, pazienza. Poi sono accorto che no, sta piovendo, ma è andato per terrori, ma ha lasciato sprecare in un angolo. Sono problemini, però io, come cittadino che pago le tasse per questi anni, ho fatto un bel sforzo per generare la città italiana, un medico, un ingegnere, mi hanno costato l'occhio di Dio, e un pochettino di rispetto per sentirmi cittadino veramente, perché io sono cittadino per 3 anni, poi esce qualche ISIS, qualche Gaia, qualche Finlandia, da qualche parte del mondo, e io devo difendermi di nuovo, ricomincia. Ma è possibile che lo Stato, i parlamentari, che emette le leggi, che dice non si può incitare gli altri cittadini uno contro l'altro in televisione, i musulmani sono terroristi? No, c'è un musulmano terrorista. Le brigate rosse a suo tempo andavano a addestrarsi da Arafat e Beirut. Io sono libanese e so questa storia qua. E perché non hanno terroristi religiosi? Ma anche quella è una religione maniera. Anche chi non crede in Dio diventa una religione, anche quella, mi rendo conto anch'io che i laici, non credenti, è un Dio, siamo non credo. Beh, ciascuno ha la sua religione, pazienza. Finché io rispetto la legge e vivo in un paese dove ha i doveri, degli obblighi e di diritti, finché lo rispetto, diritti e no, doveri, scusa, che quelli devo fare per forza perché altrimenti finisco chissà dove, e miei diritti, che non vorrei essere insultato nei mezzi pubblici dello Stato italiano, perché altrimenti i miei vicini di casa non so più cosa dirgli. Tutte le volte devo dire di nuovo a giustificarmi, a dire: io non sono dell'ISIS, non so chi sono questi dell'ISIS, ma guarda, sono creati dai servizi segreti americani, non so dove vengono questi ISIS qua. Tutte le volte devo difendere i musulmani e l'Islam e il mio profeta da quello che fanno l'ISIS. Perciò trovare una legge qualcosa dipende anche a me, di non starci io. E grazie mille. Proviamo a mettere un po' d'ordine, inizio il suo intervento, poi diamo la parola a Khalid e noi vogliamo arrivare sulle conclusioni dando la parola sulle 8:15 alla Sandra e ho anche gli interventi, scusami, dei Facchini, Federici, si è cancellato, Miriam Traversi, Luisa Granzotto, la Sonia, te l'ho detta, e Giorgio Vanini e poi diamo la parola. Buonasera a tutti, per chi mi conosce sono Bushayb Khalin, ex presidente del consiglio dei cittadini stranieri a Poli della provincia di Bologna, ex membro della consulta regionale per l'integrazione degli immigrati. Molti di voi ci conosciamo per lunghe battaglie per quanto riguarda l'immigrazione, la Marilena la conoscevo, la dicevo che pure anche per la Vannini, per il ruolo che si è svolto anche in consiglio di cittadini stranieri fuori delle province di Bologna. Quindi vi ringrazio per il loro impegno perché insomma ha
avere questa tempesta dell'estrema destra, della Lega contro l'immigrazione, hanno bisogno ancora di tanta pazienza, perché per poter sopportare ciò che viene detto tutti i giorni credo sia da ammirare. E quindi hanno anche una responsabilità mediatica di controbattere quello che si sta succedendo in TV, perché ormai c'è un martellamento quotidiano sull'immigrazione. Spesso, questo lo devo dire, sentendo anche tanti immigrati su questa questione, sono un po' rammaricati, perché spesso ci troviamo persone che contrastano il centrodestra, la Lega, poco preparate sull'immigrazione. E questo fa danni, perché questo è inaccettabile, perché loro sono feroci e noi dobbiamo andare della gente che è incapace e non conosce l'immigrazione. Credo che sia grave, perché gente che lavora e paga le tasse onestamente, trovarsi tutti i giorni di essere chiamata ladri di diritti e di soldi di questo paese. Credo che sia inaccettabile. Abbiamo 5 milioni di immigrati silenziosi che lavorano tutti i giorni per il benessere dell'Italia, quindi vanno rispettati. Per quanto riguarda la cittadinanza, devo dire, nel 2012, quando ero anche Presidente del Consiglio, personalmente portai una proposta di cittadinanza nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, con un principio fondamentale, perché quando si fanno i percorsi riguardo all'immigrazione, la cittadinanza e quant'altro, ritengo che siano percorsi che vanno condivisi con i cittadini immigrati, perché senza il loro protagonismo non si va da nessuna parte. E quindi abbiamo pensato in quel periodo, c'è anche Malik Keire, che è un consigliere del Consiglio di Cittadini Stranieri, perché riteniamo che parliamo di immigrazione però senza sentire il loro parere sull'immigrazione. Credo che anche oggi sia un'occasione corretta e giusta per poter affrontare l'immigrazione. Devo anche dire che in queste elezioni regionali, l'ho detto in diverse occasioni, c'era Fulvio Randini, ormai mancava che lo dico in altre lingue, perché anche sul programma elettorale delle elezioni regionali di Stefano Bernicini non c'è neanche una parola di immigrazione. Inseriamo il 23 novembre, che potrà servire a qualcosa. Quindi credo che sia, o facciamo un tweet e magari risolviamo questo tema. Su scritto c'è già stata cosa. Certo, quindi probabilmente c'è una paura di affrontare questo tema. Perché d'altra parte abbiamo la Lega, se non diciamo nulla vuol dire pensiamo più o meno uguale. So bene che non è così, però il messaggio passa. Per quanto riguarda la proposta, per poter non allungare i tempi, ritengo ci sono alcuni aspetti da riguardare, partendo da quello che sta succedendo. Per quanto riguarda la cittadinanza per residenza, abbiamo persone che hanno fatto la richiesta di cittadinanza italiana, sono da oltre 20 anni residenti in Italia, per qualche motivo sono state cancellate. Faccio un esempio: uno dal 2000 che è residente, nel 2010 lo cancellano perché gli chiedono di portare il permesso di soggiorno rinnovato senza gli arrivare neanche la notifica dal comune, lo cancellano. Se ne accorge dopo qualche mese o anche un anno che è stato cancellata la residenza, riprende la residenza di cittadinanza italiana, va a chiedere la cittadinanza italiana, gli dicono no, perché negli ultimi 10 anni non ce li hanno, quindi c'è un buco di un anno. Quindi credo che uno acquisisse i diritti di 10 anni o le 8 o 5, quello che vogliamo ottenere, è giusto che mantiene quel diritto, perché se io ho fatto 10 anni di residenza non è che mi devono guardare gli ultimi 10 anni che se non ce l'ho. Un'altra questione riguarda alla cittadinanza per matrimonio. Voi sapete che per chi ha i figli sposato con un cittadino o cittadina italiana, 3 anni, se è residente all'estero può chiedere la cittadinanza italiana, se è residente in Italia 2 anni. Abbiamo tante situazioni nella quale ci hanno un misto, cioè hanno fatto un anno e passa all'estero e hanno solamente un anno in Italia e dicono no, devi aspettare che tu abbia almeno altri 2 anni per residenza per poter ottenere la cittadinanza italiana. Perché voi sapete che per fare un ricongiungimento familiare ci si mette degli anni. Esempio, un cittadino immigrato chiede ricongiungimento familiare, ci mettono un anno più o meno per ottenere il visto. No. Giusto? Perché vi ricordo anche nel pacchetto di sicurezza è stato tolto il silenzio assenso per il ricongiungimento familiare. Un'altra riguarda il termine di ripresentazione.
perché alcune persone viene rifiutata la cittadinanza italiana perché gli manca un reddito. Questo sta succedendo molto, moltissimo in questa occasione. Gente che da 15 anni, da 20 anni che lavora, a un certo punto la sua azienda è fallita proprio per la sua sfortuna in quei due anni che ha chiesto la cittadinanza italiana. Gli dicono no, non hai reddito. E questo per 20 anni è versato delle tasse per questo paese. E direi di no. Quindi credo che bisogna intervenire su questo aspetto. Un altro elemento fondamentale che spesso si toglie in un paese democratico è la questione del silenzio assenso. Quindi a un certo punto bisogna dire, guardate che bisogna mettere un tempo, due anni, e questi signori delle prefetture e dei ministeri dell'interno bisogna che rispondano quando gli si scrive. Non è che l'immigrato deve rivolgere tutti i giorni degli avvocati che chiedono migliaia e migliaia di soldi per poter scrivere un'email. Voi sapete che negli ultimi giorni il Ministero ha messo due poste certificate per poter... Sapete che l'abbiamo provato. Vi rispondono che l'email non è stata accettata. Allora cosa serve? Se io mando un'email e mi dicono non è stata accettata perché per qualche motivo... Cioè, abbiamo la prefettura di Bologna, se gli mando un'email, una lettera, o un'email, una lettera, non ti rispondono. E tu hai pagato i famosi 200 euro, grazie al signore della Lega, hai pagato 200 euro per ogni cittadinanza. Quindi questi signori non ti rispondono. Correggo, la gente che viene a fare la fila non viene alle 3 di notte, ma anche alle 10, alle 11 di sera. Il prefetto dice che da dicembre si può fare la richiesta tramite email, tramite diciamo internet. Questa barzelletta ormai penso da 4-5 anni che la sentiamo, non ci crediamo di questo aspetto. Quindi credo che anche la semplificazione riguarda ai ragazzi che vivono qui, sono nati qui, o alcuni ragazzi che arrivano giovani che non hanno difficoltà a tornare al loro paese di origine per ottenere i documenti famosi, certificato di nascita e cariche pendenti se hanno superato 14 anni. Bisogna arrivare a degli accordi con i consolati per poter avere questi documenti direttamente con loro, perché ci sono ragazzi che non sono mai stati, addirittura nati qua, non hanno più nessun parente nel paese di origine, non sa neanche dove è nato, neanche andare a quale comune chiedere questi documenti. Quindi bisogna intervenire su questo. Per quanto riguarda la richiesta di cittadinanza per residenza, in cui apprezzo il fatto che il permesso c'è, diciamo, l'ex carta di soggiorno come elemento per superare, diciamo, il test di lingua e quant'altro. Sapete che in quel caso lì è peggiorativo in termini di redditi, cioè perché se io chiedo la cittadinanza, ve lo dico questo perché tutti i giorni noi affrontiamo questi problemi come associazione, come mediatori, cioè se tu chiedi la cittadinanza ti chiedono 8.000 euro e 500 euro per ogni componente familiare. Invece per quanto riguarda la carta di soggiorno, 5.600 aumentato di un quarto in base ai figli che hai. Quindi può essere restrittiva il fatto di considerare il reddito della carta invece quello che è previsto ora per la cittadinanza. Quindi sono elementi da tenere conto. Noi siamo disponibili a un confronto e dico, è vero, da moltissimi anni che affrontiamo questi temi dell'immigrazione, purtroppo da 15 anni che ci diciamo delle stesse cose. Vi auguro un buon lavoro, munitevi di tanta pazienza perché so bene che quando andrete a discutere con l'altra parte, che praticamente solo sente solo da una parte, quindi sarà difficile. So bene che già questo è molto, attenzione perché ho avuto a che fare con quegli altri anche in provincia, insomma, territorio marilena, e quindi so bene che loro viaggiano con i paraocchi, quindi tirano avanti anche nonostante che capiscono delle volte, però delle volte vanno avanti lo stesso, però quindi bisogna che anche noi, io sono diventato cittadino italiano, quindi lunghi anni di immigrazione, ho fatto gli esami di altri cittadini, nel senso che ho fatto lo studente, l'immigrato, diciamo associazionismo, politica all'interno delle istituzioni italiane e sono diventato italiano. È possibile che questo immigrato deve essere sempre sotto vigilanza in continuazione. Spero che smettano che sull'immigrazione, la legge sull'immigrazione va cambiata, perché non puoi tenere, fare la legge della NASA, per l'amor di Dio, ma tenere il pacchetto di sicurezza, la posta ai fini, le varie normative che fanno veramente schifo e non si può tenere perché abbiamo, e basta che diciamo a Sandra Zampa, voi fate un giro alla questura, all'ufficio immigrazione di Bologna, fate finta di essere immigrati, sentite quanti insulti prendono gli immigrati facendo le file.
Grazie. Grazie. La parola a Khalid. Bene, no, tante cose, tanto grazie per l'invito. Io torno a Bologna perché ho studiato un paio d'anni qui, quindi è un po' anche la mia città. E grazie per questo invito, sono contento che partiamo proprio da qui, in questo rilancio finalmente di una proposta che insomma è ormai più di una proposta, è a poche settimane da quello che sarà l'ingresso nella battaglia vera, cioè quella di arrivare finalmente a capire che margini ci saranno, non dico per approvare o meno la cittadinanza, perché almeno credo che insomma noi possiamo dirlo, io lo dico per me, noi non possiamo più perdere il treno questa volta, ed è una questione non solo di coerenza ma di un impegno che insomma io ricordo abbiamo preso con centinaia di migliaia di persone, oltre che una volontà che ormai non potrebbe più trovare alibi, perché come sappiamo e come è stato detto, i cittadini italiani, insomma la società italiana e l'opinione pubblica sul tema dei minori perlomeno non pone nessun tipo di chiusura. Quindi sia per coerenza, sia per impegno, sia per salvarci la faccia, noi non possiamo più permetterci alcun tipo di ritardo. E i dati che noi abbiamo anche dal Parlamento, dal confronto, il fatto che ci siano state così tante proposte, tutte nel bene o nel male, che miravano a superare lo Ius Sanguinis, è un altro indicatore positivo che va in questa direzione. Il fatto che c'è stata la volontà esplicita anche del governo di metterci le mani e di supportare questo percorso anche con appunto la volontà di chiudere questa partita entro la fine dell'anno e prima dell'anno prossimo, è un altro segnale positivo. L'altra faccia della medaglia è che noi non possiamo pensare che l'Italia sia qui dentro, nel senso che siamo tutti consci, quello che è successo oggi a Bologna ce lo racconta in breve, saranno i titoli di domani, quindi l'agenda purtroppo rischiamo di farcela dettare di nuovo, e questo sta succedendo sempre più da qualche mese a questa parte, da un contesto sociale, economico che tutti voi conoscete, che però in questo momento sta vedendo una gravissima strumentalizzazione, una campagna fortissima, populista, xenofoba, e alimentata da slogan che non sentivamo da qualche tempo, di chiaro taglio razzista, islamofobo, come è stata la piazza di Milano che avete sentito, che però sta trovando sempre più riscontro nei media, ma anche in quello che è un immaginario che ahimè sta crescendo in termini anche di consenso verso la propaganda della Lega e di non solo, di una sfera molto ampia di gruppi e gruppetti che però si stanno riprendendo un po' di spazi. Quindi dico questo per capire quale sarà anche il clima politico, il clima sociale in cui noi dovremo affrontare questa riforma della cittadinanza, per cui noi sicuramente non rinunceremo, ma dobbiamo essere tutti consapevoli di quale sarà appunto il percorso da fare. Un percorso che probabilmente in Parlamento sarà ancora più acceso, perché in Parlamento abbiamo poi la contraddizione di un movimento come quello dei 5 Stelle, che è totalmente imprevedibile su questi temi, lo ha già dimostrato sull'abolizione del reato di immigrazione clandestina, l'ho dimostrato recentemente sul bonus bebè al Senato, in cui loro hanno votato con la Lega per negarlo ai non italiani, e quindi quello è il punto interrogativo, sarà una bella discussione. Lo sarà altrettanto al nostro interno, perché io noto e notiamo il tema che si diceva prima, la sensibilità e la competenza. È un tema che per troppo tempo è stato lasciato a pochi esperti. Sandra lo sa che forse adesso in questa nuova legislatura hai più compagni di viaggio rispetto alla scorsa legislatura, è sempre così. Quindi noi abbiamo bisogno anche di condividere sempre più, non tanto il dettaglio normativo, 3-5 anni, ma la consapevolezza della svolta culturale che porterebbe una riforma della cittadinanza in questo paese. Cioè capire che è una riforma che deve essere concepita come tutte le riforme che giustamente Matteo Renzi ha inserito insieme a tutti noi in questo percorso di cambiamento dell'Italia. Noi non vogliamo che la cittadinanza, sarebbe davvero riduttivo, e ridurre la cittadinanza solo è una questione di risolvere un diritto per 1 milione di bambini o per gli immigrati o per i lavoratori. Noi vogliamo che questa riforma venga percepita da tutto il paese come un salto di qualità
nell'includere appunto milioni di persone che saranno alleati nell'innalzare l'Italia in tutti i settori della società. E questa è la vera sfida che noi vorremmo fare. Per questo il lavoro davvero da salutare e da incoraggiare di Marilena di cercare comunque un confronto. Noi siamo molto più radicali ovviamente rispetto a questo tentativo di sintesi, questo dovete averlo ben chiaro. Cioè, questa ovviamente è già uno sforzo di mediazione e Marilena ovviamente per un ruolo istituzionale in questo momento dovrà cercare di rappresentare quello che è l'interfaccia di questa mediazione, ma ovviamente è una proposta che condividiamo, questa di mediazione, e vogliamo che questo Ius Soli, diciamo, temperato non lo sia nemmeno troppo temperato, quindi sarà molto importante tenere anche la linea rispetto ad alcuni paletti. Alcuni dicono non vogliamo che si diventi uno Ius Sola, cioè diventa talmente affievolito che uno dice vabbè tutto sommato rispetto ad adesso insomma qualche mediazione in più, no, cioè noi abbiamo dei paletti, soprattutto la distinzione tra chi nasce e chi arriva piccolo per noi è fondamentale, perché la cittadinanza per i bambini e per i minori non deve essere la fine di un traguardo, il compimento, diciamo, la gratificazione rispetto a una serie di paletti, deve essere il presupposto per favorire una piena inclusione, una piena cittadinanza, e questo è il punto fondamentale, mentre tutto sommato sempre gli adulti può essere comprensibile quello di fare una serie di verifiche, di capire quanto c'è di volontà diciamo, di far parte di una comunità, di diventare cittadini eccetera, per i bambini invece e per i minori deve essere il punto di partenza per iniziare un percorso nella società alla pari degli altri senza discriminazioni. Questo è un punto cruciale dal punto di vista anche di cultura e di riforma di questa legge, che va molto spiegato anche tra i nostri e anche in quello che è, diciamo, la nostra realtà. Non sempre è molto chiara questa differenza. Per un adulto può avere senso la cittadinanza al termine di un percorso, per i bambini invece la cittadinanza deve essere l'inizio di un percorso, e questo è fondamentale. Il secondo punto è quello che io non voglio intervenire nella riforma della legge, quello che è stato detto è più che esaustivo, però noi dobbiamo sapere che non basterà la riforma della legge sulla cittadinanza, perché questo comporterà anzi l'inizio di una nuova pagina, che significa essere consapevoli oggi del ritardo culturale che c'è, non solo diciamo nella società, ma tra chi lavora dietro gli uffici, tra chi fa i concorsi, tra chi fa i colloqui per assumere persone, che non dovrà più cadere nella trappola di associare il colore della pelle all'essere stranieri, quindi abituarsi a capire che si sarà italiani, ci saranno tanti nuovi italiani che lo sono a prescindere dal colore della pelle, della lingua, della religione, e questa sarà la sfida vera, cioè quanto noi siamo oggi davvero preparati a questa riforma della cittadinanza. Secondo me negli anni noi abbiamo fatto molti passi indietro per quello che riguarda la percezione del cambiamento che c'è stato, e allora noi dovremmo essere in grado di affiancare questa riforma con un dibattito nel paese, quindi e ricominciare con quella campagna politica dell'Italia sono anch'io, dicendo gli italiani saremo noi, saremo tutti noi nuovi italiani. E allora questo significa riuscire anche a interpretare e leggere bene le paure, interpretare e leggere bene i dubbi, interpretare e leggere bene quanto significherà sempre più una voglia di camminare insieme e affrontare insieme i problemi, quindi un'idea di cittadinanza che significherà sempre più partecipazione, responsabilità, quello che diceva prima, siamo italiani a prescindere da quello che è il passaporto, siamo italiani nonostante tutto, si potrebbe dire, no? Nonostante le file in questura, i maltrattamenti, gli insulti, in televisione, eccetera. E allora noi dobbiamo rappresentare in modo molto più forte questa alleanza in questa nuova società italiana, perché altrimenti rischieremo di vincere una piccola battaglia e di perderne invece una più grande, che è quella della coesione sociale, quella di costruire un'Italia che dica no alle discriminazioni, evitare che ci siano sempre più italiani di serie B o di serie C, come potrebbero diventarlo i nuovi cittadini italiani a partire dalle seconde generazioni che già oggi noi vediamo, tu lo sai meglio di me, Teresa, si discorso della scuola, delle superiori, degli insuccessi scolastici, cioè di cosa oggi sono le seconde generazioni, al di là di quello che noi ovviamente raccontiamo,
perché oggi più insomma, tassi di insuccesso scolastico, perché molti ragazzi la maggior parte scegliono i professionali, perché noi di fatto perdiamo già la scommessa con le nuove generazioni come fattori di cambiamento di una percezione. Questa è la sfida che a me interessa di più. E noi come Partito Democratico possiamo giocarcela molto di più di quello che sarà ovviamente il tema della riforma in Parlamento. E dovremmo giocarcela risollecitando quello che è la voglia di partecipazione innanzitutto all'interno della nostra realtà politica, perché purtroppo oggi io sono contento, qui siamo in tantissimo, ma girando l'Italia vi assicuro che abbiamo perso molto di questa voglia di partecipare anche in sede di discussione politica, eccetera. Quindi va riaccesa questa luce rispetto alla voglia di discutere e di prenderci in mano noi l'agenda. Hai avuto ragione Teresa, cioè negli ultimi anni siamo riusciti finalmente a costruire una discussione, un ragionamento e a cercare di imporci. Ricorderete la campagna, sembra un secolo fa, il primo punto della nostra campagna è stato la cittadinanza. Allora ritornare in quel senso di ragionamento, rispondendo non solo con diciamo alla legge eccetera, con il tema dei valori e dei principi, ma con il ragionamento e con la forza delle idee e dei valori, e raccontando quello che è la verità, raccontando e tornando ad avere il coraggio delle nostre verità, che sono la quotidianità di milioni di persone, le storie di successo. Noi dobbiamo riuscire di nuovo a riprendere quella forza e quel coraggio, mentre forse in questo diciamo, ultimi periodi ci siamo un po' concentrati troppo sulle emergenze, e capire anche che non basterà né l'accoglienza per quello che riguarda i profughi, che è il tema del giorno, né la riforma della cittadinanza se non ci sarà una politica vera di integrazione, di inclusione. E su quello noi dobbiamo anche capire dove abbiamo mancato forse e come possiamo diciamo, superare quelle mancanze. Dovremmo investire molto di più su questa diciamo, voglia di partecipazione e recuperare la fiducia dell'associazionismo degli amici di origine straniera, che probabilmente e anche legittimamente in molti casi hanno perso la fiducia, perché dopo tanti anni, io sono il primo oggi in Parlamento, ma non mi dimentico di quella che è la nostra storia, a dire ma siamo ancora qui, dobbiamo ancora discuterne. Ebbene sì, però dobbiamo avere la forza di insistere, di non mollare. E allora vanno richiamati tutti un po' alla loro responsabilità, alla loro voglia di protagonismo. Sarà una sfida vera se la combatteremo tutti insieme, ma non solo chiedendo diritti, ma davvero insomma comprendendo quelle che sono le complessità del momento, perché saremmo ipocriti se non ci rendiamo conto di quanto oggi rischiamo davvero di diventare tutti più poveri dal punto di vista anche culturale, se non staremo attenti a riaffermare quello che è l'idea di coesione e di impegno comune in tutti i campi, dal lavoro fino alla lotta alle disuguaglianze, alle povertà, fino a pretendere tutti insieme città più belle, più giuste e più diciamo, sicure per tutti. Allora, in questa nuova chiave, noi vinceremo davvero la battaglia per la cittadinanza in una chiave di cambiamento del nostro paese, e in questa chiave credo che saremo forti anche di fronte a chi urla dalla Lega Nord a Grillo, e saremo anche forti perché avremo dalla nostra parte e le persone vere, abbiamo dalla nostra parte chi l'immigrazione l'ha conosciuta da vicino, mentre sui temi che sono stati qui richiamati, sulla riforma dell'immigrazione più in generale e rispetto anche alla burocrazia, io non voglio qui farvi l'elenco della spesa di alcune cose che sono state fatte, che magari non sempre riusciamo a raccontare. E, insomma, per ultimo, ridotti a 90 giorni i tempi nei CIE, non basta. Ma in una maggioranza come questa è un risultato per me che non era prevedibile in un momento così diciamo ridotto, eppure siamo riusciti a farlo. Adesso abbiamo finalmente la commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza in Italia, verrà votata nelle prossime giorni in aula con appunto il voto più o meno unanime per fare un'inchiesta vera su cosa avviene oggi nei CIE, nei CARA, eccetera. E il tema dell'accesso al pubblico impiego, il tema di raddoppiare le commissioni che valuteranno le richieste d'asilo è un'altra cosa introdotta, insomma, ci sono delle piccole cose che non bastano ma che sono state fatte. Sicuramente è l'ordine del giorno anche il tema di
mettere in agenda una riforma complessiva della legge sull'immigrazione. Noi l'abbiamo elaborata, abbiamo tutto l'elenco di quello che andrebbe fatto, però vogliamo anche essere, diciamo, concreti, quindi è inutile, visto che siamo al governo, non nella formula che avremmo voluto, ma comunque siamo noi al governo, quindi è bene darci degli obiettivi molto concreti, soprattutto con tempi molto circoscritti. Quindi chiudiamo la cittadinanza, che è sicuramente una priorità. Sandra sicuramente ce lo racconterà, ma abbiamo la legge sui minori, grazie a lei e alla sua insistenza, e finalmente, insomma, anche quella vedrà una discussione celere. E quindi sono ottimista, ma dico, riprendiamo tutti insieme quell'entusiasmo che avevamo qualche tempo fa e prepariamoci a una lotta che sarà una lotta non solo in Parlamento, ma anche nella nostra società. Grazie. Io darei la parola a Daniela Vanini, che deve scappare via. La campagna elettorale in Com. No, io ci tenevo moltissimo a intervenire oggi, voi sapete, molti di voi mi conoscono, per 4-5 anni sono stata responsabile dei diritti migranti per il partito di Bologna, quindi mi sono occupata di questi temi e di battaglie ne abbiamo fatti tanti in questi anni. Io sono particolarmente felice di un aspetto, che oggi siamo veramente in tanti in questa sala. Non sempre è stato così in questi anni e penso che questo sia già un segnale importante. Importante perché quello che diceva prima Khalid, non possiamo perdere questo treno, lo sappiamo tutti, ne siamo consapevoli e penso che in molti sappiamo anche di essere abbastanza vicini a questo primo risultato, a vincere questa prima battaglia. Quindi è importante essere qui stasera per essere vicini a Marilena, a Sandra, a chi ci porta avanti queste battaglie in prima linea da anni su queste battaglie, perché dobbiamo essere presenti per essere sicuri di portare a casa questo primo risultato, sapendo che poi le battaglie sono tante altre, ma intanto portiamo a casa questo primo risultato. E il fatto di aver fatto informazioni in questi anni è stato importante. Abbiamo fatto la campagna L'Italia sono anch'io, abbiamo cercato di pubblicizzare il più possibile il documentario 18 Ius Soli, l'ho fatto Teresa nelle scuole, io l'ho fatto nelle feste dell'unità, perché veramente c'è tanta disinformazione, i cittadini non conoscono i veri problemi che i migranti si trovano ad affrontare. Allora prima gli interventi che abbiamo sentito prima, quello di Fabian, quello di Iora e di tanti altri, devono essere pubblicizzati, perché solo così le persone possono rendersi conto dei problemi reali che loro si trovano ad affrontare tutti i giorni. E di questi noi ci siamo occupati in consiglio provinciale, lo ricordava prima Bushaib, con il consiglio degli stranieri, nel partito col forum immigrazione, e la battaglia va veramente affrontata giorno dopo giorno. Noi abbiamo provato a mettere onestamente sia la questura che la prefettura a chiamare in commissione per affrontare con loro questi temi, abbiamo fatto degli ordini del giorno, il centrodestra non è mai tanto collaborativo, però su alcuni ordini del giorno abbiamo raggiunto l'unanimità, anche sui tempi di risposta della questura e della prefettura su certi temi. Purtroppo la questura e la prefettura non si sono mai presentati in commissione e con noi eravamo una commissione consiliare di un'istituzione del territorio, non si sono mai presentati, anzi ci hanno risposto che non era nel loro interesse venire a discutere con noi di questi temi. Però dobbiamo continuare a chiamarli le istituzioni, continuare a metterli con le spalle al muro, perché dobbiamo capire il perché ci sono dei tempi di attesa così lunghi, il perché non stanno funzionando, il perché quando i migranti vanno a fare le file vengono insultati e trattati male, perché anche questo succede in maniera abbastanza continuativa. Quindi, insomma, quello che la mia proposta, continuiamo a fare delle battaglie dal basso. L'Italia sono anch'io ha dato un risultato importante, ci ha portato nelle condizioni di poter portare avanti con molta più forza questa battaglia anche in Parlamento. Dice prima Khalid ha ricordato tutti i temi su cui ancora dobbiamo lavorare. Facciamolo dal basso, facciamolo raccogliendo delle firme, facendo informazione, come partito spendiamoci, lo stiamo facendo, Sonia lo sta facendo benissimo, continuiamo a spenderci veramente con forza, perché se noi lo facciamo dal basso coinvolgendo le persone e facendo informazione poi i risultati ci sono, e i social network ci possono aiutare anche a far girare gli interventi che prima abbiamo ascoltato e che possono veramente aprire gli occhi delle persone su questi temi. Infine abbiamo fatto le battaglie sul CIE, anche per il bando al ribasso che è stato portato avanti e che è ovvio che crei una serie di problemi, non solo il fatto che si pongano le condizioni per una vita ancora più disumana dentro il CIE, ma anche il fatto che si apra la porta a delle cooperative e quant'altro che di solito
mettiamolo in questo, voglio essere elegante, però possono promuovere lavoro in nero, possono promuovere delle condizioni non legali. Quindi noi dobbiamo cercare di capire che queste cose vanno denunciate e vanno combattute, e quindi anche sul Cino abbiamo ancora vinto fino in fondo la battaglia. E infine ancora, abbiamo l'Emilia Romagna ha un programma triennale, lo ha votato ad aprile quest'anno, programma triennale 2014-2016 per l'integrazione multiculturale, che è un programma avanzato e che manca a livello nazionale. Quindi cerchiamo di esportare delle eccellenze che noi riusciamo a sviluppare sul nostro territorio, perché c'è una cultura più avanzata su questi temi. Lavoriamoci ancora, ma cerchiamo di esportarle anche a livello nazionale, perché è importante anche qui cercare di condividere le altre regioni con il livello nazionale queste best practice. E infine, appunto, come si diceva prima, noi non dobbiamo concedere i diritti, dobbiamo far sì che vengano riconosciuti quei diritti che sono veramente la base della democrazia. E quindi su questo l'unico messaggio che posso lasciare a chi sta in Parlamento è: andiamo avanti con coraggio per portare a casa dei risultati su tutti questi temi che a noi ci stanno a cuore. Grazie, non ci crederanno, non ci avevamo messi d'accordo, ma avevo già chiesto a Pier Antonio e a Facebook di estrapolare i video, perché penso sia importante fare girare quello che sta succedendo questa sera con le testimonianze che abbiamo raccolto. Sonia, la nostra responsabile provinciale di... Grazie, intanto ringrazio chi ha avuto l'idea di organizzare questa serata, ringrazio chi ci ospita e ringrazio tantissimo le nostre parlamentari e i nostri parlamentari, perché in questo pomeriggio mi hanno regalato un paio d'ore di piacere. Perché mi hanno procurato 2 ore di piacere? Perché finalmente posso rinnovare il perché votare il Partito Democratico. Quando mi fermano per strada, ultimamente sta succedendo spesso, mi dicono: ma come, ancora lì dentro stai? Sì, sto ancora qui dentro perché è questo il posto dove si fanno queste battaglie, dove si sono sempre fatte, dove si continuano a fare, e anche in un governo difficilissimo, lo vogliamo riconoscere a questi parlamentari, un governo veramente difficile, perché stiamo governando certamente non con l'alleato che ci eravamo scelti in campagna elettorale, pur in condizioni così difficili e con delle mediazioni così difficili. Avete sentito Marilena raccontarci, no? Come ci si presenta anche andando a distinguere il numero degli anni, perché anche quello diventa elemento di contrattazione. Eppure in condizioni così difficili questo lo vogliamo portare a casa, vogliamo portare a casa questo risultato perché pensiamo che sia importante, che sia qualificante, che distingua quello che è la destra dalla sinistra. Bene, questa è politica di sinistra, quella che va a disegnare un paese che vuole essere, io dico, più civile e, come dire, usa anche lo strumento chiave per diventare più civile, che secondo me è la laicità. Qui c'è un approccio laico ai problemi, cioè un approccio che vuole essere sì di apertura, ma anche con la capacità di andare a identificare quelli che sono gli elementi di criticità. Vado velocissima. Khalid mi ha fregato metà dell'intervento che volevo fare io, mi sono ritrovata moltissimo nelle sue parole, mi sono ritrovata soprattutto anche nell'analisi di ciò che non ha funzionato, perché se è vero che la Lega va a fare le incursioni nei campi rom, noi abbiamo un problema all'interno delle nostre comunità, che per esempio l'ultima emergenza del Nord Africa, gli ultimi arrivi hanno messo chiaramente in evidenza. Anche all'interno del PD ci sono persone che rispetto al tema dell'immigrazione hanno fortissime resistenze, hanno delle paure, le vivono come una minaccia. Allora lì diventa importante capire che cosa si è sbagliato nelle politiche di accoglienza degli ultimi 25 anni. Diventa importantissimo andare a capire che cosa abbiamo sbagliato. E lo dico in Emilia Romagna, dove siamo stati amministratori. Qualcosa non ha funzionato, non siamo riusciti evidentemente a scalzare del tutto quelle che potevano essere le paure insite nell'accoglienza, non ci siamo riusciti, non del tutto evidentemente, ma su qualcosa abbiamo sbagliato, e lì dobbiamo andare a lavorare.
E io penso che l'intervento più importante che possiamo fare a livello, adesso ragiono di Bologna e provincia, quindi lasciando fare il lavoro legislativo ai nostri parlamentari, il lavoro più importante che possiamo fare qui noi è quello dell'investimento culturale. E una delle linee di frontiera sono le scuole, sono i luoghi in cui assieme si ritrovano gli adulti educatori e i ragazzi. I ragazzi che per la prima volta sono davvero tutti insieme, lì davvero senza distinzione di colore, religione, orientamento sessuale, perché poi ci sarebbe un interessante ragionamento da fare sugli stereotipi, perché è un problema col colore della pelle, un problema con la religione, ma anche un problema rispetto all'orientamento sessuale. Ho molti problemi rispetto a tutta una serie di stereotipi. Allora è lì il lavoro importante che va fatto, l'investimento che dobbiamo riuscire a fare, andando proprio nelle estreme periferie della città e delle campagne. Quello è il luogo in cui investire sul piano culturale. Quando investiamo sul piano culturale, stiamo facendo un investimento che non dà nell'immediato dei risultati, ma un investimento di lungo periodo. Parliamo di 5, 10, 15, 20 anni. Seminiamo oggi quello che vedremo non subito, ma che dobbiamo necessariamente, secondo me, fare, perché il rischio altrimenti è di nuovo di andare a alimentare con anche i nostri voti, con i voti dei nostri elettori, qui faccio una considerazione come partito, di nuovo le varie leghe, per come vogliamo poi definirle. Concludo. Penso che sia questo intervento importante sul piano locale, quello sulla cultura. Penso anche che questo richieda uno sforzo da parte di tutti, perché inventare o costruire un luogo nuovo, diverso, dove non ci sono io come ero prima e non ci sei tu come eri prima, ma ci dobbiamo trovare un noi nuovo, questo implica delle piccole cessioni di sovranità da parte di tutti, un passo indietro da parte di tutti e uno sforzo di reciprocità nell'incontro. È fondamentale, guardate, sembrano sciocchezze, ma io ho visto le peggiori progettazioni sociali fatte dagli sportelli sociali, laddove si è fatto finta che l'altro non avesse la sua storia, non avesse il suo portato culturale, i suoi usi, i suoi costumi. Questo è un errore grave, non dobbiamo più ripeterlo. Dobbiamo imparare a farlo tutti il passo indietro, se vogliamo poi fare il passo avanti insieme. Ma guardate, è facile a parole, difficilissimo da praticare, ma secondo me inevitabile e ineluttabile, anche perché, come diceva Khalid, i movimenti di massa, l'immigrazione, il mischiarsi è inevitabile, quindi questo è secondo me l'impegno forte che dobbiamo prenderci, di investirci dei soldi. E questa è una legge importante, una legge simbolo, come altre che sono state citate, ma ricordiamoci anche che l'Italia è il paese che ha 150.000 leggi, 150.000 leggi contro le 10.000 di Francia e Germania, quindi forse non abbiamo bisogno solo di leggi simbolo che hanno queste ricadute, sì, ma forse abbiamo bisogno di spogliare e non andare a crescere. Grazie. Grazie Sonia. Io ho Sandra Federici, poi ho Miriam Traversi, ok, poi Luisa Granzotto e grazie da Giorgio, quindi altri tre interventi. Vi prego di stare nei tempi perché gli ultimi sono sempre più. Non sanno che dici della lista Africa Mediterraneo. Innanzitutto devo dire a Mariana che ha fatto presto a fare, perché mi sembra di ricordare che fosse pochissimo che hai annunciato su Facebook che eri stata nominata relatrice di questa legge. La pagina Facebook della Marilena è una delle più proventi del web, vi invito ad andare a vedere perché fa delle discussioni e non molla mai con quello che le dicono. E la cosa che mi è piaciuta nella legge è questo tentativo di togliere burocrazia per gli immigrati, ed è una cosa che dovrebbe essere fatta in tutte le leggi, secondo me, che ognuno di voi parlamentari propone. Cioè ogni legge dovrebbe avere una specie di certificazione energetica, cioè quanta burocrazia togliamo. Chiusa parentesi, la nostra rivista esiste da 22 anni e da circa 8 anni ha la fortuna di nutrirsi
come rivista di studio, di riflessione, di un contatto diretto col mondo dell'immigrazione di chi ci lavora, perché la cooperativa che lei edita, che è la cooperativa Lei Momo, ha un settore di servizi per l'immigrazione che esercita nei piccoli paesi della provincia di Bologna. Servizi che sono soprattutto di orientamento e formazione degli immigrati e recentemente anche dell'accoglienza dei richiedenti asilo, e questo nutre la rivista, nutre i suoi dossier. E allora io ho chiesto un po' ai nostri operatori sociali, mi hanno invitato a un incontro del PD, cosa devo andare a dire? E loro mi hanno così fatto notare un aspetto più legato ai temi sociali ed economici, cioè qui parliamo di seconda generazione. Nelle seconde generazioni noi vediamo che ci sono ragazzi che hanno dei percorsi formativi molto ricchi, che hanno successo scolastico proprio perché hanno una marcia in più, hanno queste, prima Ambrosini parlava delle identità col trattino, che sono anche competenze col trattino, cioè persone che hanno competenze in più rispetto agli altri. Khalid è uno degli esempi, insomma, ma ci sono anche tantissimi ragazzi che cadono nell'insuccesso scolastico, e questi sono quelli che stanno riempiendo gli istituti professionali, perché sono persone che non ce la fanno, non sono sostenute dalle famiglie, e quindi c'è questo tema grandissimo, perché poi queste persone usciranno da queste scuole e andranno nel mercato del lavoro. La cosa che volevo semplicemente dire è questa della crisi economica, perché parliamo di seconda generazione, ma le seconde generazioni soffrono la crisi enorme che stanno soffrendo le generazioni 1, perché noi vediamo nei territori che sono le persone che, e lo dice anche il dossier, hanno sofferto di più, subiscono di più nelle percentuali di disoccupazione, nelle percentuali di calo dei compensi e dei redditi, e sono persone con cui noi stiamo lavorando adesso nei territori, in alcuni comuni che sono molto lungimiranti e stanno facendo dei progetti ad hoc, perché sono persone che hanno delle competenze molto basse, sono famiglie in cui il marito ha una competenza di italiano che è legata alla fabbrica in cui ha lavorato da 20 anni e conosce quel linguaggio lì, ma le fabbriche che chiudono lasciano queste persone ovviamente in una situazione sociale ed economica devastante, e questo comporta anche la perdita della casa. Quindi adesso nei territori il tema che noi vediamo è emergenza casa ed emergenza lavoro. Tutto questo ha una ricaduta sulle seconde generazioni, sui figli di queste persone, che erano persone che avevano trovato un'integrazione economica e sociale più che buona e che adesso sono in situazioni drammatiche. I figli di queste persone sono nati qui, hanno studiato qui, non gli si può dire adesso è tornata a casa, e quindi volevo porre questo tema che è drammatico, si fa una fatica un po' ad affrontarlo. Prima Sonia Campini l'ha appena detto, lei è l'amministratrice, sa, una cosa che secondo me il PD deve fare è attingere alla ricchezza e alle idee che possono venire dai territori, perché nei territori si ha a che fare con la realtà, quindi tutti i discorsi ideologici, vittimistici, politici cadono, perché il confronto è giorno per giorno con le persone che hanno bisogno, persone straniere e italiane che adesso sono insieme. A noi sempre più chiedono, ad esempio noi abbiamo un progetto sul lavoro, per aiutare le persone a reinserirsi nel mondo del lavoro, e sempre più ci chiedono di rivolgerci a utenza sia immigrate sia straniera, che vengono messe insieme, perché stiamo arrivando alle guerre fra i poveri. E quindi una risorsa, secondo me, per voi parlamentari è il confronto coi territori, che qui nella nostra regione ancora lavorano bene. Grazie. Grazie. Luisa Granzotto. Non c'è, grazie a Giorgi. Buonasera a tutti, io sono Graziella Giorgi, parlo qui sia come insegnante che da tantissimi anni, da oltre 10 anni, si occupa dei ragazzi stranieri
la mia scuola e in rete con altre scuole, con tanti progetti che hanno sostenuto l'integrazione dei ragazzi stranieri da noi, uno grossissimo che è finito l'anno scorso da parte della Fondazione Del Monte, che molti di voi conoscerete, si chiama Sei Più, e anche come coordinatrice del Forum Scuola di Bologna del nostro partito. Per sottolineare alcuni aspetti che quindi anch'io riprendo, riguardano il versante della formazione, della cultura e della scuola. Faccio prima un inciso agganciandomi alla proposta di legge, quando tu dicevi la differenza tra la proposta fra i 5 anni o l'intero ciclo. Sulla base di un'esperienza, ti assicuro, condivisa fra tutti noi che nella scuola ci occupiamo da tantissimi anni di integrazione dei ragazzi stranieri, mettere il vincolo di un intero ciclo di studi è una follia, è una vera follia. Perché praticamente difficilmente i ragazzi che vengono per i ricongiungimenti arrivano ad un inizio ciclo, per normativa noi li inseriamo corrispondentemente all'età anagrafica, diciamo, dei ragazzi italiani, quindi nella classe cui spetterebbe, tutt'al più possiamo arretrare di un anno. E quindi difficilmente noi abbiamo ragazzi che hanno un intero ciclo, quindi possono essere ragazzi che arrivano a metà della scuola primaria, ragazzi che arrivano a un certo punto a metà della secondaria di primo grado o anche nella secondaria di secondo grado. Quindi questo è un grossissimo problema, per cui vincolare, mettere questo vincolo sicuramente significherebbe creare un ulteriore aggravio per il riconoscimento di questo importante diritto per i nostri ragazzi. Secondo punto, il tema che è già stato accennato del riconoscimento dei titoli di studio, capisco che non è strettamente correlato, ma nel discorso generale su come vogliamo fare una buona accoglienza, l'accoglienza si scontra molto anche su questo tema, anche per noi a scuola. Collego anche quel discorso, adesso parliamo ovviamente della proposta governativa alla buona scuola, una criticità che noi abbiamo rilevato ad esempio anche nelle interlocuzioni che abbiamo già avuto anche a Roma, è che in quel documento ad esempio non si sottolinea abbastanza il tema dell'inserimento dei ragazzi stranieri a scuola, nella nostra scuola, dove abbiamo ormai una percentuale rilevantissima. Se la percentuale nazionale è sul 9%, noi nella nostra regione abbiamo delle percentuali molto molto più alte, che superano il 20%, quindi voglio dire, non dobbiamo anche dimenticare un aspetto, che c'è un'analisi di quello che è lo sviluppo demografico del nostro territorio che non deve essere, diciamo, dimenticato. Sappiamo che stiamo in un trend di innalzamento dell'età media, dove il numero dei giovani nel nostro territorio, ad esempio parla della provincia di Bologna, è poco, diciamo, in prospettiva abbiamo pochi giovani e di questi giovani moltissimi sono stranieri. Allora, non pensare all'immigrazione, ai ragazzi stranieri di seconda generazione, ma anche quelli neoarrivati, come una risorsa, ma come un problema, è una miopia in termini di integrazione, in termini di sviluppo economico, in termini di potenzialità delle risorse che possono venire. Ne dico solo una banalità, ad esempio non ci sono gli strumenti normativi, ad esempio, per valorizzare le lingue madri di questi ragazzi. Pensate che cosa vuole dire questo in termini di potenzialità per le imprese del nostro territorio, ma noi nelle scuole non abbiamo le risorse, i mezzi, le capacità per fare questa operazione. Peraltro non abbiamo neanche le risorse per fare un'adeguata alfabetizzazione. Per cui tutto il tema dell'accoglienza, intesa proprio come accoglienza di questi giovani che arrivano, parlo soprattutto di chi arriva per i ricongiungimenti familiari, a volte proprio nel ciclo della secondaria, addirittura del secondo grado, noi abbiamo delle grossissime difficoltà. Oggigiorno poi il tema delle risorse calanti sempre di più, peraltro questo tema tocca anche l'accoglienza delle famiglie, perché ovviamente l'accoglienza dei ragazzi nella scuola si collega all'accoglienza delle famiglie e anche dal punto di vista culturale, io credo proprio anche della conoscenza del sistema, della conoscenza delle regole, dei valori, della cultura, io credo che questo tema è fortissimo, sono d'accordo, è nella scuola il punto chiave dove dobbiamo lavorare sicuramente, per cui credo che ci sia molto molto da fare, anche pensare quali strumenti normativi si possono introdurre per agevolare un vero processo di accoglienza e di integrazione. Sicuramente è ineludibile
utile questo tema, dobbiamo dare la cittadinanza ai nostri giovani, sicuramente io credo dobbiamo tenere un punto fermo, sicuramente quelli nati qua, ma sicuramente anche quei ragazzi che qua sono arrivati e hanno sviluppato un percorso scolastico dentro la nostra scuola, anche se non è un intero ciclo, sicuramente devono essere sostenuti. Credo quindi che siamo sulla buona strada, se riusciamo a portare avanti questo, dobbiamo proprio ripensare tutto il sistema, diciamo dal punto di vista culturale, cioè, dobbiamo proprio fare un cambio di passo radicale, pensando proprio che questa è una risorsa per tutti e dobbiamo lavorare insieme, quindi spero che da qui in poi riusciremo ad avere le possibilità anche attraverso questa importante normativa per riuscire ad avanti. Grazie. E lascio la parola 2 minuti alla Marina con la fare delle precisazioni sulla legge e poi facciamo quelle conclusioni. Sì. No, mi ero dimenticata alcuni punti importanti e quindi li volevo sottolineare. Uno era il fatto che nelle nostre ambizioni c'è anche quello di porre un termine appunto alle risposte del Ministero, quindi lasciando da parte la parte dei diritti, ius soli temperato, ius culture, che se passano sono dei diritti, abbiamo scritto che il termine per rispondere da parte del Ministero, quindi nei casi di concessione o attribuzione, quindi per gli adulti in particolare, oppure anche nel caso delle sculture, negli adulti in particolare, è 2 anni. Se non risponde entro 2 anni, nei 10 giorni successivi deve essere fatto il decreto di acquisto concessione della cittadinanza, quindi una forma di silenzio assenso. Ovvio che questo sarà un elemento di discussione molto forte, no? E quindi quando dicevo prima, partiamo da 8 più 2 che ti diamo per rispondere, a 10 anni devi essere cittadino italiano, a meno che non c'è un motivo grave per sospendere la procedura. E come dicevo prima, il fatto di indicare chiaramente quali sono le cause preclusive serve anche a dire o c'è una causa preclusiva o manca un requisito o non c'è nessun motivo per andare oltre i 2 anni. Se il motivo è organizzativo non deve fare le spese chi fa la domanda ed è in regola con i requisiti. E invece dicevamo per i minori di 14 anni, quindi nei casi in cui nello ius culturae in particolare, perché è vero che è un diritto, però non mettendo un termine il rischio è che poi sia sine die, no? Se il Ministero o comunque gli uffici non si organizzano per verificare i requisiti. E quindi diciamo un anno di tempo, altrimenti anche quello scatta il diritto. Sul tema dei 10 anni che diceva Bouchaib, poi con lui abbiamo un debito di incontro, insomma, per guardare più puntualmente la legge, noi abbiamo detto chi risiede legalmente da almeno 10 anni, non negli ultimi 10 anni. E quindi questo dovrebbe fare la differenza, poi se non è così magari ci guardiamo. L'altra cosa, oggi una istanza di concessione della cittadinanza respinta formalmente può essere ripresentata dopo 5 anni, noi diciamo dopo 2, quindi se è respinta formalmente perché mancano i requisiti si può rifare dopo 2 e non dopo 5, quindi abbiamo un pochino abbassato i termini. Sul matrimonio effettivamente non siamo intervenuti, anche se nelle proposte di legge depositate ci sono diversi proposte di dimezzare i tempi attualmente previsti, però insomma era un po' nella logica di non mettere troppo carne al fuoco, ma non è detto che nelle more della discussione, sulla base anche uno degli emendamenti che vengono presentati da parte ovviamente principal luogo dei proponenti, le varie proposte che non vedono le loro proposte accolte, o anche vedendo qual è l'ambito, no, il clima della discussione, si può ovviamente ampliare, quindi questo è un punto di partenza che in base al clima della discussione politica potrebbe o vedere restringere, no, l'oggetto finale della legge oppure invece ampliarlo, perché insomma dicevamo prima il clima sarà molto importante ed è ovvio che l'atteggiamento che la Lega sta prendendo per riaccreditarsi, no, sull'elettorato e anche l'ISIS
no, non giocano a favore, perché prima insomma si rideva un po', ma in realtà questo tema dell'ISIS sta prendendo piede, questa paura, diciamo in maniera molto trasversale, a prescindere dalle appartenenze politiche, a prescindere dalla preparazione culturale, perché ciò che fa paura è no, il vicino di casa, l'amico, il conoscente che, con cui ti sei sempre relazionato e che alla fine scopri essere andato, no? Perché è questo che ci fa capire, ci fanno credere. Ognuno di noi è potenzialmente un possibile terrorista dell'ISIS, che sia nato italiano o che sia nato straniero, no? Ma perché abbraccia quel tipo di rivendicazione. Quindi vi assicuro che anch'io sento questo clima, no? Questo, per cui non so se a Sandra o a Kalir, ma a me dicono: ma tu non hai paura di andare a Roma a prendere il treno, il metro, potresti essere, no? E tu, guarda, io, cioè, sulle cose che non posso controllare me ne sono fatta una ragione, cioè nel senso che è più facile morire in un incidente stradale, no? però a piede insomma, e devo dire che gli insulti, diceva prima Khalid, prima mi faceva anche vedere gli ultimi post su Facebook della sua bacheca, che sono da denuncia, no? Perché sono minacce di morte, sono poi, insomma, Facebook abbiamo già capito com'è, però tra quelle potrebbe esserci anche qualcuno che invece dà una... ecco, e niente, insomma, quindi questo era per dire che alcune cose, insomma, importanti mi ero dimenticata di inserirle, di dirle, e altre invece le possiamo rafforzare, come quello dell'ulteriore sburocratizzazione, tipo di magari scrivere per legge che la procedura può essere anche, deve essere informatizzata, magari che adesso me l'ho segnata proprio, che la domanda formalizzare per legge oggi in realtà c'è già nei regolamenti, però i regolamenti lasciano magari il tempo che trovano, la domanda essere online, la tracciabilità della domanda via internet, indicare esattamente un responsabile del procedimento. Io l'avevo visto, perché questo l'avevo già detto, di dire che anche sulla concessione della cittadinanza si deve applicare la 241, che è quella della trasparenza e la partecipazione ai procedimenti amministrativi. Ho visto, mi ero un po' fermata perché ho visto che in realtà nei regolamenti è indicato, però poi se non viene applicato forse è meglio indicarlo in legge, che è un po' più forte, ecco. Niente, insomma, quindi questi erano un po' i temi che prendevo. Poi assolutamente rimaniamo in contatto, perché inizia un iter, ecco, gli ultimi due sui tempi e il contatto con la società civile. Noi abbiamo iniziato già a fare le audizioni, perché il procedimento è già stato calendarizzato in aula, in commissione, abbiamo già fatto la discussione generale e iniziato le audizioni di vari soggetti, tra cui G2, l'Italia sono anch'io, altre associazioni, Save the Children, insomma altre associazioni. Poi abbiamo interrotto perché è arrivata la legge di stabilità e la legge sulla riforma del bicameralismo, ma negli obiettivi e nella calendarizzazione anche della commissione è immediatamente in coda a questi provvedimenti, cioè legge di stabilità, riforma costituzionale, abbiamo anche il conflitto di interessi che dovrà essere ripreso, però insomma immediatamente dopo è la cittadinanza. Quindi se non è alla fine dell'anno, l'obiettivo politico era entro gennaio avere già fatto la discussione alla Camera, poi ovvio che dopo c'è il Senato, ritorna, insomma, però ecco, e questi erano un po' sui tempi. Poi sulla correlatrice, è una persona assolutamente sensibile su questo tema, lei era già nella legislatura precedente, aveva già seguito la precedente legge che era arrivata fino alla discussione in aula e poi è finita la legislatura e si è fermata, e quindi io penso che insomma, però ecco, il tema è quello che, come ricordavo un po' Khalid, un conto è la sensibilità personale, un conto dopo invece è portarsi dietro, no, la volontà politica sia dei rispettivi partiti, ma soprattutto della coralità del Parlamento. Però siamo assolutamente agguerriti e insomma, cercheremo di fare fino in fondo questa battaglia, e sicuramente l'attenzione che ci sarà all'esterno, il vostro supporto, vostro insomma,
ed interi soggetti italiani interessati sarà sicuramente importante. Già si sono mossi, no? Con lettere a Renzi, lettere a Del Rio, perché insomma abbiamo in teoria anche un alleato molto importante, insomma, che è Graziano Del Rio, il capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio, che fu a capo, no, dell'ANCI nel momento in cui si fece l'iniziativa dell'Italia Anch'io, e in quella proposta è ben chiara la differenza tra ius soli temperato e ius culture, insomma. Poi è ovvio che ogni miglioramento che si porta a casa è un miglioramento, ecco, però, portare a casa la cittadinanza a 17 anni o a 16, insomma, anziché a 5, 6 o alla nascita, ecco, è un po' diverso, insomma, ecco, vorremmo un miglioramento un po' più alto dei 18 anni o dei 16, ecco, portarla un po' più basso. Grazie Marina, lasciamo la parola a Sandra. Guardate, sono le 8, credo che vi dovrei semplicemente dire grazie, buonasera e buon sabato sera. Però due parole, due le voglio dire, prima di tutto per ringraziarvi per essere stati qua fino adesso e per ringraziare moltissimo chi ha voluto questa iniziativa. Questo è, come avete già sentito, e io ribadisco, solo l'inizio di un percorso. Iniziative come queste si devono moltiplicare in tutti i territori. Un ringraziamento grandissimo va a Marilena, che ha già un grande lavoro sulle spalle e credo che sia ben consapevole che comincia per lei una cosa molto faticosa e molto complicata. Marilena è molto tenace e anche bella determinata, insomma, l'ho vista partire spesso con una determinazione tale per cui sono sicura che è in buone mani questa legge, che è una speranza. Di Khalid non dico quasi niente, è ormai amato e credo che ci abbia molto aiutato. Anche per il modo con cui si propone questo argomento, per la capacità anche di mediazione, di pazienza, di tolleranza che ha anche rispetto appunto alle violenze, insulti che accompagnano tutti questi temi. Questo è, diciamo, quello più significativo, ma intorno a questo ce ne stanno tanti altri. Avervi ascoltati è stato utilissimo, credo, a tutti noi tre, forse anche per ricordarci che si potrebbero comunque prendere dei provvedimenti su alcune cose. Dicevo adesso a Marilena, poco fa è stato raccontato una questione su cui sicuramente si può fare un'interrogazione, ma non sono solo... Ci sono anche altri atti parlamentari che possono, secondo me, essere battaglie che intanto accompagnano questa. In fondo noi un pezzo della battaglia sui CIE invece l'abbiamo proprio vinta, perché se a Bologna il CIE ha chiuso i battenti e dopo Bologna, che è stata la prima città, guardate, e non è... è stato un caso che Bologna è stata la prima città che è diventata migliore perché senza il CIE. Ci sono state altre città che si sono mosse su questa linea anche perché ci si è resi conto che si poteva vincere, e sapete che Milano va nella stessa direzione. In Friuli è stato chiuso anche Milano, l'ha riutilizzato. Sì, lo destina ai profughi come abbiamo fatto noi. Naturalmente ogni problema che si risolve in realtà vede arrivarne un altro. Secondo me ci sarà presto la questione delle rette che vengono, diciamo, della cifra pro die pro capite che viene riconosciuta per il sostentamento, per il mantenimento dei profughi, mi sembra molto bassa, e quindi sicuramente quello diventerà un... Però, diciamo, bisogna affrontarli una alla volta. Chiudo solo con due parole su questa questione. Guardate, mi colpiva un dato che ho letto proprio due minuti fa in un articolo che uscirà domani, non mio, del professor Prodi. È un caso, mi ha
mandato l'editoriale che esce domani, che è dedicato al tema dell'immigrazione. E in questo editoriale il professore ricorda che sono 230 milioni le persone che vivono in questo momento in un paese diverso da quello in cui sono nati e che si stanno registrando più fenomeni di immigrazione. Noi continuiamo a guardare quelli che arrivano a vivere qui, ci stiamo dimenticando di tutti quelli che da qui, nostri cugini, nipoti, fratelli giovani, figli, stanno andando all'estero, dove cominciano a incontrare anche loro barriere che si alzano. E poi c'è il terzo fenomeno, che è molto più limitato, che poi parlo dell'Italia in questo caso, ed è quello dei pensionati che se ne stanno andando perché con le loro pensioni vivono meglio in paesi dove il costo della vita è più basso. Però quando ci si trova di fronte a un dato come 230 milioni di persone che vivono fuori di qui, io credo che noi dobbiamo farci una domanda. Noi pensiamo che questo si ferma perché Salvini urla che a lui non gli va che sbarchino in Italia o che arrivino in Italia gli immigrati? Noi pensiamo davvero che esiste la possibilità di alzare un muro o di chiudere una porta e così non arriva nessuno nel giardino di casa nostra? Noi pensiamo che vogliamo un mondo fatto come quello, vivere in una comunità come quella che oggi Salvini ci ha regalato a Bologna, dove è stato picchiato e malmenato fino a rompergli un braccio un giornalista che è in questo momento in ospedale, dove ci sono stati tumulti, dove ci sono arresti, dove ci sono stati fenomeni di violenza? O vogliamo pensare a un mondo e a una comunità coesa che vive in pace nella sua diversità? Se noi vogliamo un mondo che sceglie la pace, la coesione, la convivenza, questo mondo va costruito. È costruito, non so chi è stato, mi è piaciuto molto l'intervento di chi ha parlato della storia d'amore, ma non c'è neanche solo il cuore che parla in questa vicenda, c'è il cuore ma c'è anche la testa, perché è l'intelligenza che ci deve guidare a capire che questo mondo si costruisce con l'accoglienza. Questo è il primo passo, quindi con un'accoglienza che non sprechi le risorse, come è avvenuto molto, molto, molto spesso fino ad oggi, e quello è il primo dei modi in cui si comincia a costruire, ma certamente la cittadinanza è il gesto più intelligente per costruire la comunità che noi vogliamo, perché è un modo per riconoscere all'altro il contributo che l'altro ha ed è anche un modo per responsabilizzare chi entra a casa nostra fino in fondo e per riconoscersi reciprocamente, per imparare a vivere insieme, assegnando e come dire all'altro diritti che l'altro tra l'altro si è guadagnato un passo dopo l'altro, perché uno che paga le tasse a casa nostra ha diritto dopo un certo numero di anni, se non desidera andarsene, diventare cittadino di questo paese. Tanto più ha diritto un bambino che nasce, perché tra l'altro sui minori vale anche la regola della discriminazione. Avendo noi sottoscritto la convenzione ONU, dovremmo ricordarci che il fatto che ci sono bambini che sono cittadini e bambini che non sono cittadini, lì c'è anche un problema di discriminazione, perché c'è una diversità di trattamento che appunto può essere persino quella del bonus bebè. E quindi io credo che occorra da parte nostra lo sforzo anche di fare comprendere e di fare cambiare culturalmente questo paese, perché è un paese che vive di terrore. Chiudo davvero ricordandovi solo una cosa: il tema dell'immigrazione è il tema della paura, e quindi ha ragione Marilena quando dice che in questo momento il clima certamente non è dei migliori, e non è un caso che Salvini sta attraversando l'Italia senza sosta per tesaurizzare il massimo del suo consenso.
e lo sta raccogliendo il consenso, perché l'altro ieri ci è arrivato l'ultimo dato dell'SVG, ci arrivano settimanalmente, guardate che la Lega sta guadagnando consenso, come è avvenuto in Francia con Marine Le Pen. Io credo quindi che anche la fatica di tutti noi debba essere quella di fare capire che invece noi vogliamo delle comunità pacifiche, che quello che è accaduto oggi a noi non piace, a nessun cittadino di Bologna deve piacere quello che è avvenuto oggi, tantomeno, voglio dire, bisogna anche dire che anche lì la violenza con cui si è risposta alla provocazione di Salvini ha fatto il gioco di Salvini e quindi gli hanno fatto un bel regalo e di sicuro non hanno aiutato le ragioni dei Rom. Con questo ovviamente saluto tutti e alla prossima volta. Io volevo ringraziare Davide per la possibilità che mi ha dato di presiedere questa bellissima serata, le nostre parlamentari che sono al lavoro, Khalid, con cui l'iniziativa l'ho fatta, forse non se la neanche ricordo, nel 2004 la Sinistra Universitaria, Giurisprudenza Democratica, faceva un altro lavoro, il presidente dei giovani musulmani d'Italia all'epoca, e tutti voi che pazientemente avete... Mi fai invecchiare. No, sono più vecchi di te. Abbiamo iniziato giovani, giovanissimi. Il circolo è il circolo all'inizio. Il circolo è la padrona di casa, ho messo la cravatta per la verità.